Audiolibro Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Realizzato dalle classi quarta LA e quarta LE del liceo Paolo Giovio di Como. Anno scolastico 2019-2020. Progetto realizzato grazie all'appoggio della professoressa Serena Scionti. Voci di Serena Scionti, Silvia Mancassola, Chiara Di Giulio, Martina Prandi, Sofia Radice, Giorgia Guenzi, Aurora Punisio, Beatrice Marchini, Bianca Battello, Felicita Rossi. Le terrazze della fortezza erano bianche, così come la valle del sud e il deserto del settentrione. La neve copriva interamente gli spalti, aveva steso una fragile cornice lungo le merlature, precipitava con piccoli tonfi dalle gronde, si staccava ogni tanto dal fianco dei precipizi, per nessuna comprensibile ragione. Le orribili masse rimbombavano nei canaloni, fumando. Non era la prima neve, ma la terza o la quarta, e stava ad indicare che parecchi giorni erano passati. Mi sembra ieri che sono arrivato alla fortezza, diceva Drogo, ed era proprio così, sembrava ieri. Eppure il tempo si era consumato lo stesso con il suo immobile ritmo, identico per tutti gli uomini, né più lento per chi è felice, né più veloce per gli sventurati. Né adagio né presto, altri 3 mesi erano passati. Natale si era già dissolto nella lontananza. Anche il nuovo anno era venuto, portando per qualche minuto agli uomini strane speranze. Giovanni Drogo già si preparava a partire. Occorreva ancora la formalità della visita medica, come gli aveva promesso Maggiore Matti, e poi sarebbe potuto andare. Egli continuava a ripetersi che questo era un avvenimento lieto, che in città lo aspettava una vita facile, divertente e forse felice. Eppure non era contento. Il mattino del 10 gennaio entrò nell'ufficio del dottore, all'ultimo piano della fortezza. Il medico si chiamava Ferdinando Rovina. Aveva più di 50 anni, un volto floscio e intelligente, una rassegnata stanchezza, e non portava la divisa, ma una lunga giacca scura da magistrato. Era seduto al suo tavolo con varie libre carte davanti, però Drogo, entrando quasi all'improvviso, capì subito che non stava facendo niente. Sedeva immobile, pensando a chissà cosa. La finestra dava sul cortile e di cui saliva un suono di passi cadenzati, perché era già sera e cominciava il cambio della guardia. Dalla finestra si scorgeva un pezzo di muro di fronte e il cielo straordinariamente sereno. I due si salutarono e Giovanni si accorse presto che il medico era perfettamente al corrente del suo caso. I corvi nidificano e le rondini se ne vanno, disse Rovina scherzando, e trasse fuori da un cassetto una carta con un formulario stampato. Lei forse non sa, dottore, che io sono venuto qui per uno sbaglio, rispose Drogo. Tutti, caro figliolo, sono venuti qua solo per uno sbaglio, fece il medico con patetica allusione. Chi più chi meno, anche quelli che ci sono rimasti. Drogo non capiva bene e si accontentò di sorridere. Oh, non la rimprovero, fate bene voi giovani a non muffire quassù, continuò Rovina. Giù in città ci sono ben altre occasioni. Ci penso anch'io qualche volta, se potessi. Perché? Chiese Drogo. Non potrebbe farsi trasferire? Il dottore agitò le mani, come se avesse udito un'enormità. Farmi trasferire? E rise di gusto. Dopo 25 anni che sono quassù? Troppo tardi, figliolo, bisognava pensarci prima. Forse avrebbe desiderato che Drogo lo contraddicesse ancora. Ma siccome il tenente tacque, entrò in argomento. Invitò Giovanni a sedere, si fece dare da lui nome e cognome, che scrisse al posto giusto, sul modulo regolamentare. Bene, concluse. Lei soffre di qualche disturbo al sistema cardiaco, vero? Il suo organismo non resiste a questa altitudine, vero? Facciamo così? Facciamo pure così, assentì Drogo. Lei è il miglior arbitro di queste cose. Prescriviamo anche una licenza di convalescenza, già che ci siamo, fece il medico ammiccando. La ringrazio, disse Drogo, ma non vorrei esagerare. Come vuole, niente licenza. Io alla vostra età non avevo di simili scrupoli. Giovanni, invece di sedersi, si era avvicinato alla finestra e guardava ogni tanto in giù, ai soldati schierati sulla bianca neve. Il sole era appena tramontato. Fra le muraglia
si era diffusa una penombra azzurra. Più della metà di voi altri, dopo 3 o 4 mesi, vuole andarsene, andava dicendo con una certa tristezza il dottore, anche lui ormai avvolto dalle ombre, tanto che non si capiva come ci vedesse a scrivere. Anch'io, se potessi tornare indietro, farei come voi. Ma dopo tutto è un peccato. Drago ascoltava senza interesse, intento com'era a guardare dalla finestra. E allora gli parve di vedere le mura giallastre del cortile elevarsi altissime verso il cielo di cristallo, e sopra di esse, al di là, ancora più alte, solitarie torri, muraglioni a sghembo coronati di nevi, e aerei spalti e fortini che non aveva mai prima notato. Una luce chiara dall'occidente ancora li illuminava, ed essi, misteriosamente, così splendevano di un'impenetrabile vita. Mai Drogo si era accorto che la fortezza fosse così complicata ed immensa. Vide una finestra, una feritoia, aperta sulla valle, a quasi incredibile altezza. Lassù dovevano esserci uomini che egli non conosceva, forse anche qualche ufficiale come lui, del quale avrebbe potuto essere amico. Vide ombre geometriche di abissi fra bastione e bastione, vide esili ponti sospesi fra i tetti, strani portoni sprangati a filo dalle muraglie, antichi spionatoi bloccati, lunghi spigoli incurvati dagli anni. Vide, tra le lanterne fiaccole, sul fondo livido del cortile, soldati grandissimi e fieri sguainare le baionette. Sul chiaro della neve formavano file nere di immobili, come di ferro. Essi erano bellissimi e stavano impietriti. Mentre una tromba incominciava a suonare, gli squilli si allargavano per l'aria, vivi e lucenti, penetravano dritti nel cuore. Ad uno, ve ne andate tutti, mormorava Rovina nella penombra. Finiremo per restare soltanto noi vecchi. Quest'anno la tromba suonava giù nel cortile, suono puro di voce umana e metallo. Palpitò, ancora con slancio guerriero. Tacendo, lasciò inesprimibile incanto. Persino nell'ufficio del medico. Il silenzio divenne tale che si poteva udire un lungo passo scricchiolare sulla neve gelata. Il colonnello in persona era sceso a salutare la guardia. 3 squilli di estrema bellezza tagliarono il cielo. Chi c'è di voi altri? Continuava a recriminare il dottore. Il tenente Angustina, l'unico. Anche Morel, scommetto, quest'altr'anno dovrà scendere in città a farsi curare. Anche lui, scommetto, finirà per ammalarsi. Morel? Drago non poteva evitare di rispondere, per far vedere che ascoltava. Morel ammalato? Chiese, non avendo afferrato che le ultime parole. Oh no, fece il dottore, una specie di metafora. Pure attraverso la finestra chiusa si udivano i passi vitrei del colonnello. Nel crepuscolo le baionette facevano, allineate, tante strisce d'argento. Da lontananze improbabili giungevano echi di trombe. Il suono di prima, forse, rimandato dall'intrico delle muraglie. Il dottore taceva, poi si alzò, disse: Ecco qua il certificato, adesso vado a farlo firmare dal signor comandante. Piegò il foglio e lo mise in una cartella. Staccò dall'attaccapanni pastrano e un berrettone di pelo. Viene anche lei, tenente? Chiese. Che cosa sta mi guardando? Le guardie montanti avevano deposto le armi e si muovevano ad una verso le varie parti della fortezza. Sulla neve la cadenza dei loro passi faceva un rumore sordo, ma sopra volava la musica delle fanfare. Poi, per quanto fosse inverosimile, le mura già assediate dalla notte si alzarono lentamente verso lo zenith e dal loro limite supremo, incorniciato da strisce di neve, cominciarono a staccarsi in nuvole bianche a forma di airone navigante per gli spazi siderali. Passò nella mente di Drogo il ricordo della sua città, un'immagine pallida, vie fragorose sotto la piova, statue di gesso, umidità di caserme, squallide campane, facce stanche disfatte, pomeriggi senza fine, soffitti sporchi di polvere. Qui, invece, avanzava la notte grande delle montagne, con le nubi di una fuga sulla fortezza. Miracolosi presagi. E dal nord, dal settentrione, invisibile dietro le mura, Drogo sentiva premere il proprio destino. Medico, medico, disse Drogo quasi balbettando. Io sto bene. Lo so, rispose il medico. Che cosa credeva? Io sto bene, ripeté Drogo, quasi non riconoscendo la propria voce. Io sto bene, voglio restare.
stare qui alla fortezza? Non vuole più partire? Che cosa le è successo? Io non so, disse Giovanni. Ma non posso partire. Oh, esclamò Rovina avvicinandosi. Se lei non scherza, giuro che sono contento. Non scherzo no, fece Drogo, che sentiva l'esaltazione tramutarsi in una strana pena, prossima alla felicità. Medico, butti via quella carta. Così doveva accadere, e questo forse l'ho già stabilito da molto tempo, cioè da quel giorno lontano che Drogo si affacciò per la prima volta con Ortiz al bordo del piano e la fortezza gli apparve nel greve splendore meridiano. Drogo ha deciso di rimanere, tenuto da un desiderio, ma non solo da questo. L'eroico pensiero, forse, e tanto non sarebbe bastato. Per ora egli crede di aver fatto una cosa nobile, in buona fede, se ne meraviglia, scoprendosi migliore di quanto avesse creduto. Solo molti mesi più tardi, guardandosi indietro, egli riconoscerà le misere cose che lo legano alla fortezza. Avessero pur suonato le trombe, si fossero pure udite canzoni di guerra, dal nord fossero pure giunti inquietanti messaggi, se era solo questo, Drogo sarebbe ugualmente partito, ma c'era già in lui il torpore delle abitudini, la vanità militare, l'amore domestico per le quotidiane mura. Al monotono ritmo del servizio, 4 mesi erano bastati per invischiarlo. Abitudine era diventato per lui il turno di guardia, che le prime volte pareva insopportabile peso. A poco aveva imparato bene le regole, i modi di dire e le maniere dei superiori, la topografia delle ridotte, i posti delle sentinelle, gli angoli dove non tirava vento, il linguaggio delle trombe. Dalla padronanza del servizio ricavava uno speciale piacere, valutando la crescente stima dei soldati e dei sottufficiali. Persino Tronk si era accorto come Drogo fosse serio e scrupoloso, gli si era quasi affezionato. Abitudine erano diventati colleghi, oramai li conosceva così bene che anche i più sottili, i loro sottintesi non lo trovavano impreparato, e per lungo tempo alla sera stavano a chiacchierare insieme dei fatti della città che per la lontananza acquistavano smisurato interesse. Abitudine alla mensa buona e comoda, l'accogliente cammino del ritrovo ufficiali, giorno e notte sempre acceso, la premura dell'attendente, un buon diavolo di nome Geronimo, che a poco aveva imparato i suoi speciali desideri. Abitudine alle gite, fatto ogni tanto con Morel al paese meno lontano. 2 ore abbondanti di cavallo attraverso una stretta valle che oramai aveva imparato a memoria, una locanda dove si vedeva finalmente qualche faccia nuova, si preparavano pranzi sontuosi e si udivano fresche risate di ragazzi con cui si poteva fare l'amore. Abitudine le sfrenate corse a cavallo su e giù per la spianata dietro la fortezza, in gara di bravura con i compagni nei pomeriggi di riposo e le pazienti partite a scacchi. La sera che arrivavano ad alta voce, spesso vittoriose per Drogo. Ma il capitano Ortiz gli aveva detto: sempre così, i nuovi arrivati da principio vincono sempre, a tutti capita lo stesso, ci si illude di essere veramente bravi, invece è solo questione della novità. Anche gli altri finiscono per imparare il nostro sistema e un bel giorno non ci si riesce più a niente. Abitudine era per Drogo la camera, le placide letture notturne, la fessura del soffitto sopra il letto che assomigliava alla testa di un turco, i tonfi della cisterna, col tempo diventati amici, la fossa scavata dal suo corpo nel materasso, le coperte nei primi giorni così inospitali ed ora docilmente pronte, il movimento ormai eseguito istintivamente nella lunghezza esatta. Per spegnere la lampada a petrolio o mettere il libro sul tavolino. Sapeva oramai come dovesse disporsi al mattino, quando si faceva la barba dinanzi allo specchio, perché la luce illuminasse in faccia quell'angolo giusto, come versare l'acqua della brocca nel catino senza spanderne fuori, come far scattare la serratura ribelle di un cassetto, tenendo la chiave piegata più basso. Abitudine, lo scricchiolio della porta nei periodi di pioggia. Il punto dove soleva battere il raggio di luna entrato dalla finestra e il suo lento spostarsi col passare delle ore, il tramestio nella stanza sotto la sua, ogni notte, all'1:30 in punto, quando l'antica ferita alla gamba destra del tenente colonnello Nicolosi si risvegliava misteriosamente, interrompendogli il sonno. Tutte queste cose erano ormai diventate sue e lasciarle gli avrebbe causato pena. Drogo però non lo sapeva. Non sospettava che la partenza gli sarebbe costata fatica, né con la vita della fortezza inghiottisse i giorni uno dopo l'altro, tutti simili, con velocità vertiginosa.
Ieri e l'altro ieri erano uguali, egli non avrebbe più saputo distinguerli. Un fatto di 3 giorni prima o di 20 finiva per sembrargli ugualmente lontano. Così si svolgeva alla sua insaputa la fuga del tempo. Ma per adesso eccolo, spavaldo e spensierato, sugli spalti della quarta ridotta, in una pura e gelida notte. Per il freddo, le sentinelle continuavano a camminare senza posa e i loro passi scricchiolavano sulla neve gelata. Una luna grande e bianchissima illuminava il mondo. Il forte, le rupi, la valle pietrosa al nord erano inondati di luce meravigliosa. Risplendeva persino la cortina di nebbie ristagnante l'estremo settentrione. Giù, nella stanza dell'ufficiale di servizio, nell'interno della ridotta, era rimasta accesa la lampada. La fiamma oscillava leggermente facendo dondolare le ombre. Drogo, poco prima, aveva incominciato a scrivere una lettera. Doveva rispondere a Maria, la sorella di Vescovi, il suo amico, che forse un giorno sarebbe stata sua sposa. Ma dopo 2 righe si era alzato, non sapeva neanche lui il perché, ed era salito sul tetto a guardare. Era quello il tratto più basso della fortificazione, corrispondente al massimo incavo del valico. In quel punto nella muraglia c'era la porta che metteva in comunicazione due stati. I massicci battenti corazzati di ferro più non si aprivano da tempo immemorabile. E la guardia per la ridotta nuova usciva ed entrava ogni giorno per una porticina secondaria, larga appena come un uomo e sorvegliata da una sentinella. Per la prima volta Drago montava di guardia alla quarta ridotta. Appena uscito all'aperto, egli guardò le rupi incombenti a destra, tutte incrostate di ghiaccio e risplendenti sotto la luna. Folate di vento cominciavano a trasportare attraverso il cielo piccole nuvole bianche e scuotevano il mantello di Drago. Il mantello nuovo che significava per lui tante cose. Immobile, egli fissava le barriere di rupi di rimpetto, le impenetrabili lontananze del nord, e le ali del mantello crepitavano come bandiere, drappeggiandosi tempestosamente. Drogo sentiva di avere quella notte una fiera e militare bellezza, diritto sul ciglio della terrazza con lo splendido mantello agitato dal vento. Vicino a lui, Tronk, infagottato in un largo pastrano, non sembrava neppure un soldato. Dica un po', Tronk, chiese Giovanni con finta aria preoccupata. È la mia impressione o la luna questa notte è molto più larga del solito? Non credo, signor tenente, disse Tronk. Qui la fortezza fa sempre questa impressione. Le voci risuonavano grandemente, come se l'aria fosse di vetro. Tronk, visto che il tenente non aveva da dirgli altre cose, se ne andò lungo il ciglio della terrazza per il suo perenne bisogno di controllare il servizio. Drogo rimase solo e si sentì praticamente felice. Assaporava con orgoglio la sua determinazione di restare, l'amaro gusto di lasciare le piccole sicure gioie per un grande bene a lunga e incerta scadenza, e forse c'era sotto il consolante pensiero che avrebbe sempre fatto in tempo partire. Un presentimento, o era solo una speranza, di cose nobili e grandi lo avevano fatto rimanere lassù, ma poteva anche essere soltanto un rinvio. Nulla in fondo restava pregiudicato. Egli aveva tanto tempo davanti. Tutto il buono della vita pareva aspettarlo. Che bisogno c'era ad affannarsi? Anche le donne, amabili e straniere creature, le prevedeva come una felicità sicura, a lui formalmente promessa dal normale ordine della vita. Quanto tempo davanti? Lunghissimo gli pareva, anche un solo anno, e gli anni buoni erano appena cominciati. Sembravano formare una serie lunghissima di cui era impossibile scorgere il fondo, un tesoro ancora intatto e così grande da potersi annoiare. Nessuno c'era che gli dicesse: Attento, Giovanni Drogo! La vita gli appariva inesauribile, ostinata illusione, benché la giovinezza fosse già incominciata a sfiorire. Ma Drogo non conosceva il tempo. Anche se avesse avuto dinanzi a sé una giovinezza di 100 anni, come gli dèi, anche questa sarebbe stata una povera cosa. E lui aveva invece disponibile una semplice e normale vita, una piccola giovinezza umana, avaro dono, che le dita delle mani bastavano contare e si sarebbe risolto prima ancora di farsi conoscere. Quanto tempo dinanzi, pensava. Eppure esistevano uomini, aveva sentito dire. A un certo punto, strano a dirsi, si mettevano ad aspettare la morte, questa cosa nota ed assurda che non lo poteva riguardare. Drogo sorrideva, pensandoci, e intanto, sollecitato dal freddo, si era messo a camminare. Le mura in quel punto seguivano il pendio del valico, formando una complicata scala di terrazze e ballatoi. Sotto di lui, nerissime contro la neve,
Drogo vedeva, alla luce della luna, le successive sentinelle. I loro passi metodici facevano cric-cric sullo strato gelato. La più vicina, in una sottostante terrazza, a una decina di metri, meno freddolosa delle altre, se ne stava immobile, con le spalle appoggiate a un muro, e si sarebbe detta addormentata. Invece Drogo la udì cantarellare una nenia con voce profonda. Era una successione di parole, che Drogo non riusciva a distinguere, legate fra loro da un'aria monotona e senza fine. Parlare e peggio, cantare in servizio era severamente proibito. Giovanni avrebbe dovuto punirlo, ma ne ebbe pietà pensando al freddo e alla solitudine di quella notte. Cominciò allora a scendere una breve scala che portava sulla terrazza e fece un piccolo colpo di tosse per mettere sull'avviso il soldato. La sentinella voltò la testa e, come vide l'ufficiale, rettificò la posizione, ma non interruppe la nenia. Drogo fu preso dalla collera. Credevano quei soldati di poterlo sfottere? Le avrebbe fatto assaggiare lui qualcosa di duro. La sentinella notò subito l'atteggiamento minaccioso di Drogo e, sebbene la formalità delle parole d'ordine, per mutuo vecchissimo accordo, non fosse praticata fra i soldati comandati da guardia, ebbe un eccesso di scrupolo. Imbracciato il fucile, egli chiese con l'accento particolarissimo usato nella fortezza: «Chi va là? Chi va là?» Drago si fermò di colpo, disorientato. A forse meno di 5 metri di distanza, al lume limpido della luna, egli vedeva benissimo la faccia del militare e la sua bocca era chiusa, ma la linea non si era interrotta. Da dove veniva allora la voce? Pensando a questa strana cosa, poiché il soldato se ne stava sempre in attesa, Giovanni disse meccanicamente la parola d'ordine. «Miracolo!» «Miseria!» rispose la sentinella e rimise l'arma al piede. Subentrò un silenzio immenso, nel quale più forte di prima navigava il brontolio di parole e di canto. Finalmente Drogo capì e un lento brivido gli camminò nella schiena. Era l'acqua, era una lontana cascata scrosciante giù per gli appicchi delle rupi vicine. E il vento che faceva oscillare il lunghissimo getto, il misterioso gioco degli echi, il diverso suono delle pietre percosse ne faceva una voce umana, la quale parlava, parlava, parole della nostra vita che si era sempre un filo dal capire, e invece mai. Non era dunque il soldato che cantarellava, non un uomo sensibile al freddo, alle punizioni, all'amore, ma la montagna ostile. Che triste sbaglio, pensò Drogo. Forse è tutto così. Crediamo che attorno ci siano creature simili a noi, e invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera. Stiamo per salutare l'amico, ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne perché ci accorgiamo di essere completamente soli. Il vento batte contro lo splendido mantello dell'ufficiale e anche l'ombra azzurra sulla neve si agita come bandiera. La sentinella sta immobile. La luna cammina, cammina, lenta, ma senza perdere un solo istante. Impaziente dell'alba. Toc toc, batte il cuore in petto a Giovanni Drogo. Quasi 2 anni dopo, Giovanni Drogo dormiva una notte nella sua camera della fortezza. 22 mesi erano passati, senza portare niente di nuovo, e lui era rimasto fermo ad aspettare, come se la vita dovesse avere per lui una speciale indulgenza. Eppure, 22 mesi sono lunghi e possono succedere molte cose. C'è tempo perché si formino nuove famiglie, nascano bambini e comincino anche a parlare, perché una grande casa sorga dove prima c'era soltanto prato, perché una bella donna invecchia e nessuno più la desideri, perché una malattia anche delle più lunghe si prepara. Perché una malattia anche delle più lunghe si prepari, consumi lentamente il corpo, si ritiri per breve parvenze di guarigione, riprenda più dal fondo, succhiando nelle ultime speranze. Rimane ancora tempo perché il morto sia sepolto e dimenticato, perché il figlio sia di nuovo capace di ridere e alla sera conduce le ragazze nei viali, inconsapevole, lungo le cancellate del cimitero. L'esistenza di Drogo, invece, si era come fermata. La stessa giornata, con le identiche cose, si era ripetuta centinaia di volte senza fare un passo innanzi. Il fiume del tempo passava sopra la fortezza, screpolava le mura, trascinava in basso polvere e frammenti di pietra, limava gli scalini e le catene, ma su Drogo passava invano. Non era ancora riuscito ad agganciarlo nella sua fortezza. Anche quella notte sarebbe stata uguale a tutte le altre, se Drogo non avesse fatto un sogno. Egli era tornato bambino e si trovava di notte al davanzale di una finestra. Al di là di una profonda rientranza della casa, vedeva la facciata di un palazzo ricchissimo illuminato dalla luna.
E l'attenzione di Drogo, bambino, era tutta attratta verso un'alta, sottile finestra coronata da un baldacchino di marmo. La luna, entrando attraverso i vetri, batteva su un tavolo dove c'era un tappeto, un vaso e alcune statuette di avorio. E questi pochi oggetti visibili facevano immaginare che nel buio, dietro, si aprissero le intimità di un vasto salone, il primo di un'interminabile serie, piena di cose preziose. Il palazzo intero dormisse di quel sonno assoluto e provocante che conosce le dimore della gente ricca e felice. Che gioia, pensò Drogo, poter vivere in quei saloni, girare per ore scoprendo sempre nuovi tesori. Tra la finestra a cui era affacciato il meraviglioso palazzo, un intervallo di una ventina di metri, avevano intanto cominciato a fluttuare fragili parvenze, simili a fate forse, che si trascinavano dietro strascichi di velo rilucenti alla luna. Nel sogno, la presenza di simili creature, mai viste nel mondo reale, non stupiva Giovanni. Esse ondeggiavano nell'aria in lenti vortici, sfiorando insistentemente la sottile finestra. Per la loro natura, esse apparivano logiche, pertinenze del palazzo, ma il fatto che non badassero affatto a Drogo, mai avvicinandosi alla sua casa, lo mortificava. Anche le fate, dunque, rifuggivano dai bambini comuni per badare soltanto alla gente fortunata che non le stava neppure a guardare, ma dormiva indifferente sotto baldacchini di seta. Fece Drogo due o tre volte, timidamente, per attirare l'attenzione dei fantasmi, ben sapendo, però, in cuor suo, che sarebbe stato inutile. Nessuno di quelli, infatti, parve sentire. Nessuno si accostò, sia pure di un metro al suo davanzale. Ma ecco! Una di quelle magiche creature aggrapparsi al bordo dell'opposta finestra con una specie di braccio e battere il vetro discretamente, come per chiamare qualcuno. Non passarono molti istanti che un'esile figura, oh quanto piccola in confronto della monumentale finestra, comparve dietro i vetri e Drogo riconobbe Angustina, pure lui bambino. Angustina, di un impressionante pallore, portava un vestito di velluto con un collo di pizzo bianco e non pareva per nulla soddisfatto di quella silenziosa serenata. Drogo pensò che il compagno, se non altro per cortesia, lo avrebbe invitato a giocare insieme con i fantasmi. Ma non fu così. Angustina non parve notare l'amico, e neppure quando Giovanni lo chiamò «Angustina, Angustina!» rivolse gli sguardi a lui. Con gesto stanco, l'amico invece aprì la finestra e si chinò verso lo spirito appeso al davanzale, come se fosse con lui, in dimestichezza, e volesse dirgli una cosa. Lo spirito fece un cenno e, seguendo la direzione col gesto, Drogo volse gli sguardi a una grande piazza, assolutamente deserta, che si stendeva dinanzi alle case. Sopra questa piazza, una decina di metri dal suolo, avanzava per l'aria un piccolo corteo di altri spiriti che trascinavano una portantina. Fatta apparentemente dalla loro medesima essenza, la portantina traboccava di veli e pennacchi. Angustina, con la sua caratteristica espressione di distacco e di noia, la guardava avvicinarsi. Era evidente che veniva per lui. L'ingiustizia feriva il cuore di Drogo. Perché tutto ad Angustina e a lui niente? Pazienza, un altro, ma proprio Angustina, sempre così superba e arrogante. Drogo guardò le altre finestre per vedere se ci fosse qualcuno che potesse eventualmente parteggiare per lui, ma non riuscì a scorgere nessuno. Finalmente la portantina si fermò, dondolando proprio dinanzi alla finestra, e tutti i fantasmi, d'un balzo, si appollaiarono attorno, formando una palpitante corona. Tutti erano protesi ad Angustina, non più ossequiosi, bensì con una curiosità avida e quasi maligna. Abbandonata a se stessa, la portantina si sosteneva nell'aria come appesa a fini invisibili. Di colpo Drago si svuotò di ogni invidia, poiché capì ciò che stava accadendo. Vedeva Angustina, ritto al davanzale della finestra, e i suoi occhi fissare la portantina. Erano venuti da lui i messaggeri della fata quella notte, ma per quale ambasciata? A lungo viaggio dunque doveva servire la portantina, e non sarebbe ritornata prima dell'alba, e neppure la notte successiva, né la terza notte, né mai. I saloni del palazzo avrebbero aspettato invano il padroncino. Due mani di donna avrebbero cautamente e richiuso la finestra lasciata aperta dal fuggitivo, e anche tutte le altre sarebbero state sprangate a covare nel buio il pianto e la desolazione. I fantasmi, già amabili, non erano dunque venuti a giocare coi raggi della luna, non erano usciti innocenti creature dai giardini profumati, ma provenivano dall'abisso.
Gli altri bambini avrebbero pianto, avrebbero chiamato la mamma, invece Agostino non aveva paura e confabulava pacatamente con gli spiriti, come per stabilire certe modalità che era necessario chiarire. Stretti intorno alla finestra, simili a un panneggiamento di spuma, quelli si accavallavano l'uno sull'altro, premendo verso il bambino, e lui faceva con la testa di sì, come per dire: va bene, tutto perfettamente d'accordo. Alla fine lo spirito che si era aggrappato per primo al davanzale, forse il capo, fece un piccolo gesto imperioso. Angustino, sempre con la sua aria annoiata, scavalcò il davanzale. Pareva già divenuto lieve come fantasmi, e si sedette nella portantina, da signore, accavallando le gambe. Il grappolo di fantasmi si risciolse in un aggeggiamento di veli, la fatata carrozza mosse dolcemente per partire. Si compose un corteo. Le parvenze fecero un'evoluzione semicircolare nella rientranza delle case, per sollevarsi quindi nel cielo, in direzione della luna. Nel descrivere il semicerchio, anche la portantina passò a pochi metri dalla finestra di Drago, che agitando le braccia tentò di gridare: «Angustina, Angustina!» su primo saluto. L'amico morto volse allora finalmente il capo verso Giovanni, fissandolo qualche istante. E a Drogo sembra di leggervi una serietà assolutamente eccessiva per così piccolo bambino. Al volto di Angustina, lentamente, si apriva un sorriso di complicità, come se Drogo a lui potessero capire molte cose sconosciute ai fantasmi. Un'estrema voglia di scherzare, l'unica occasione per far vedere che lui, Angustina, non aveva bisogno della pietà di nessuno. Un episodio qualsiasi, pareva dire, sarebbe stato stupido meravigliarsene. Traendolo via la portantina, Angustino staccò gli sguardi da Drogo e volse il capo dinanzi, in direzione del corteo, con una specie di curiosità divertita e diffidente. Sembrava che sperimentasse per la prima volta un giocattolo a cui non teneva affatto, ma che per convenienza non aveva potuto rifiutare. Così si allontanò nella notte, con un'umiltà quasi inumana. Non diede uno sguardo al suo palazzo, non uno alla piazza sottostante o alle altre case, o alla città in cui era vissuto. Il corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo, sempre più in alto. Divenne una confusa scia, poi un minimo ciuffetto di nebbia, poi nulla. La finestra era rimasta aperta, i raggi della luna ancora illuminavano il tavolo, il vaso, le statuette di avorio che avevano continuato a dormire. Là dentro, in altra stanza, disteso sul letto, al lume tremolante dei cieli, forse stava disteso un piccolo corpo umano privo di vita, il cui volto somigliava ad Angustina, e doveva avere un vestito di velluto, un grande collo di pizzo, sulle bianche labbra raggelato un sorriso. Il giorno dopo Giovanni Drogo comandò la guardia alla ridotta nuova. Era questo un fortino staccato 3/4 d'ora di strada dalla fortezza, in cima a un coro di roccia, incombente sulla pianura dei Tartari. Era il presidio più importante, completamente isolato, e doveva dare l'allarme se qualche minaccia si avvicinava. Drogo uscì alla sera dalla fortezza, al comando di una settantina di uomini. Tanti soldati occorrevano, perché i posti di sentinella erano 10 senza contare due cannoniere. Era la prima volta che egli metteva piede al di là del passo, praticamente si era già fuori confine. Giovanni pensava alle responsabilità del servizio, ma soprattutto meditava il sogno su Angostina. Questo sogno gli aveva lasciato nell'animo una risonanza ostinata. Gli pareva che ci dovessero essere oscuri collegamenti con le cose future, benché lui non fosse specialmente superstizioso. Entrarono nella ridotta nuova. Si fece il cambio delle sentinelle, poi la guardia smontante se ne andò, e dal ciglio della terrazza Drogo stette ad osservarla che si allontanava attraverso i ghiaioni. La fortezza di là appariva come un lunghissimo muro, un semplice muro con dietro niente. Le sentinelle non si scorgevano perché troppo lontane. Solo la bandiera di tanto in tanto era visibile quando veniva agitata dal vento. Per 24 ore, nella solitaria ridotta, l'unico comandante sarebbe stato Drogo. Qualsiasi cosa fosse successa, non si potevano domandare aiuti. Anche se fossero arrivati i nemici, il fortino doveva bastare a se stesso. Il re medesimo, fra quelle mura, per 24 ore, contava meno di Drogo. Contava meno di Drogo. Contava meno di Drogo. Aspettando che venisse la notte, Giovanni restò a guardare la pianura settentrionale.
Dalla fortezza non ne aveva potuto vedere che un piccolo triangolo, per via delle montagne davanti. Adesso la poteva invece scorgere tutta, fino ai limiti estremi dell'orizzonte, dove ristagnava la solita barriera di nebbia. Era una specie di deserto, lastricato di rocce, qua e là macchie di bassi cespugli polverosi. A destra, in fondo, una striscia nera poteva essere anche una foresta. Ai fianchi, la sfracatena delle montagne. Ve ne erano di bellissime, con sterminati muraglioni a picco e la vetta bianca per la prima neve autunnale. Eppure nessuno le guardava. Tutti, Drogo e i soldati, tendevano istintivamente a guardare verso nord, alla desolata pianura, priva di senso e misteriosa. Fosse il pensiero di essere completamente solo a comandare il fortino, fosse la vista della disabitata landa, fosse il ricordo del sogno di Angustina. Drogo sentiva ora crescergli attorno, col dilatarsi della notte, una sorda inquietudine. Era una sera di ottobre di incerto tempo, con chiazze di luce rossiccia disseminate qua e là sulla terra, riflesse non si capiva da dove, e progressivamente inghiottite dal crepuscolo colore di piombo. Come al solito, entrava al tramonto nell'animo di Drogo una specie di poetica rianimazione. Era l'ora delle speranze. E lui ritornava a meditare le eroiche fantasie, tante volte costruite nei lunghi turni di guardia, e ogni giorno perfezionate con nuovi particolari. In genere pensava a una disperata battaglia impegnata da lui, con pochi uomini, contro innumerevoli forze nemiche, come se quella notte, la ridotta nuova, fosse stata assediata da migliaia di tartari. Per giorni e giorni lui resisteva. Quasi tutti i compagni erano morti o feriti. Un proiettile aveva colpito anche lui, una ferita grave, ma non tanto, che gli permetteva di sostenere ancora il comando. Ed ecco le cartucce stanno per finire. Lui tenta una sortita alla testa degli ultimi uomini, una benda gli fascia la fronte. E allora finalmente ecco arrivare i rinforzi, il nemico sbandarsi e volgere in fuga, lui cadere sfinito, stringendo la sciabola insanguinata. Qualcuno però lo chiama. Tenente Drogo, tenente Drogo. Chiama, lo riscuote per rianimarlo. E lui, Drogo, apre lentamente gli occhi. Il re in persona è chinato su di lui e gli dice bravo. Era l'ora delle speranze. E lui meditava le eroiche storie che probabilmente non si sarebbero verificate mai, ma che pure servivano a incoraggiare la vita. Certe volte si accontentava di molto meno. Rinunciava ad essere solo lui l'eroe, rinunciava alla ferita, rinunciava anche al re che gli diceva bravo. In fondo, sarebbe stata una semplice battaglia. Una battaglia sola, ma sul serio. Caricare in grande uniforme ed essere capace di sorridere precipitando verso le facce ermetiche dei nemici. Una battaglia. E dopo forse sarebbe stato contento per tutta la vita. Ma quella sera non era facile sentirsi un eroe. Le tenebre avevano già avvolto il mondo. La pianura del nord aveva perso ogni colore. Ma non si era ancora assopita se qualcosa di triste vi stesse nascendo. Erano già le 8 di sera e il cielo si era tutto riempito di nubi, quando Drogo parve di scorgere nella pianura, un po' a destra, proprio sotto la ridotta, una piccola macchia nera che si muoveva. Devo avere gli occhi stanchi, pensò. A forza di guardare, ho gli occhi stanchi e vedo delle macchie. Anche un'altra volta gli era capitato lo stesso, quando era ragazzo e stava alzato la notte a studiare. Provò a tenere chiuse per qualche istante le palpebre. Poi rivolse gli sguardi agli oggetti attorno, a un secchio che doveva essere servito per lavare la terrazza, a un uncino di ferro sul muro, a un panchetto che l'ufficiale di servizio prima di lui doveva essersi fatto portare lassù per stare seduto. Solo dopo qualche minuto tornò a guardare in basso, dove poco prima gli era parso di scorgere la macchia nera. Era ancora là e si spostava lentamente. Tronk! Chiamò Drogo in tono agitato. Comandi, signor tenente. Gli rispose immediatamente una voce tanto vicina che lo fece trasalire. Ah, lei è qua! Disse e prese respiro. Tronk,
Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di vedere qualcosa che si muove laggiù in basso. Sì, signore, rispose Tronk con voce regolamentare. È già parecchi minuti che la sto osservando. Come? Fece Drogo. L'ha vista anche lei? E che cosa vede? Quella cosa che si muove, signor tenente. Drogo si sentì rimescolare il sangue. Adesso ci siamo, pensò, dimenticando completamente le sue fantasie guerriere. Proprio a me doveva capitare. Adesso succede qualche pasticcio. Ah, l'ha vista anche lei? Domandò ancora, nell'assurda speranza che l'altro negasse. Sì, signore, fece Tronk. Saranno 10 minuti. Ero andato da basso per vedere la polizia dei cannoni, poi sono salito qui e l'ho vista. Tacquero entrambi, anche per Tronk dove può essere un fatto strano e inquietante. Che cosa dice che sia, Tronk? Non riesco a capire, si muove troppo adagio. Come troppo adagio? Sì, pensavo che potessero essere i ciuffi delle canne. Ciuffi? Che ciuffi? C'è un canneto laggiù in fondo. Fece un segno verso destra, ma era inutile perché nel buio non si vedeva niente. Sono piante che in questa stagione ci vengono dei ciuffi neri. Alle volte il vento li stacca, questi ciuffi, e siccome sono leggeri, volano via. Sembrano quasi dei piccoli fumi, ma non può essere, aggiunse dopo una pausa. Si muoverebbero più svelti. E che cosa può essere allora? Non capisco, fece Tronk. Uomini sarebbe strano. Verrebbero su da un'altra parte. E poi continua a muoversi. Non si capisce. Allarmi, allarmi! Gridò in quel momento una sentinella vicina. Poi un'altra ancora. Anch'esse avevano scorto la macchia nera. Dall'interno della ridotta accorsero immediatamente degli altri soldati, non di turno. Si ammassarono al parapetto, incuriositi e con un po' di paura. Non vedi? Diceva uno. Ma sì, proprio qui sotto, adesso è fermo. Sarà della nebbia, diceva un altro. La nebbia a certe volte ha dei buchi e si vede attraverso quello che c'è dietro. Sembra che ci sia qualcuno che si muove, e invece sono solo dei buchi nella nebbia. Sì, adesso vedo, si sentiva dire. Ma c'è sempre stato quel coso nero lì. È un sasso, ecco che cos'è. Ma che sasso? Non vedi che si muove ancora? Sei orbo? Un sasso, ti dico. L'ho sempre visto. Un sasso nero che assomiglia a una monaca. Qualcuno rise. Via, via di qua, tornate subito dentro, intervenne Tronk, prevenendo il tenente a cui tutte le voci aumentavano l'orgasmo. I soldati a malincuore si ritirarono nell'interno e si fece di nuovo silenzio. Tronk, chiese Droga un tratto non sapendosi decidere da solo, lei darebbe l'allarme? L'allarme alla fortezza, dice? Dice di sparare un colpo, signor tenente? Ma non so neppure io. Le pare che ci sia da dare l'allarme? Tronk scosse il capo. Io aspetterei di veder meglio. Se si spara, alla fortezza si mettono in agitazione. E poi, se non c'è niente? Già, ammise Drogo. E poi, aggiunse Tronk, sarebbe anche fuori del regolamento. Il regolamento dice che bisogna dare l'allarme solo in caso di minaccia. Proprio così dice. In caso di minaccia, di comparsa di reparti armati e in tutti i casi in cui le persone sospette si avvicinino a meno di 100 metri al confine delle mura. Dice così il regolamento. Eh già, assentì Giovanni. E saranno più di 100 metri, vero? Dico anch'io, approvò Tronk. E poi, come si fa a dire che sia una persona? E che cosa vuole che sia allora? Uno spirito? Fece Drogo vagamente irritato. Tronk non rispose. Sospesi sull'interminabile notte, stettero Drogo e Tronk appoggiati al parapetto, con gli occhi fissi verso il fondo, laddove cominciava la pianura dei Tartari. L'enigmatica macchia appariva immobile, quasi stesse dormendo, e poco a poco Giovanni cominciava a pensare che davvero non ci fosse nulla, soltanto un nero macigno assomigliante a una monaca. E che i suoi occhi si fossero ingannati, un po' di stanchezza, null'altro.
una stupida allucinazione. Ora sentiva perfino un'ombra di opaca amarezza, come quando le gravi ore del destino ci passano vicino senza toccarci, e il loro rombo si perde lontano, mentre noi rimaniamo soli, fra gorghi di foglie secche, a rimpiangere la terribile ma grande occasione perduta. Ma poi, dalla valle buia, con l'andar della notte, risaliva il soffio della paura. Con l'andar della notte, Drogo si sentiva piccolo e solo. Tronk gli era troppo diverso per potergli servire d'amico. Oh, se avesse avuto accanto i compagni, magari uno soltanto, allora sì, sarebbe stato diverso. Drogo avrebbe anche trovato la voglia di scherzare e aspettare l'alba non gli avrebbe causato pena. Lingue di nebbia si andavano intanto formando nella pianura, pallido arcipelago sopra l'oceano nero. Una di esse si stese proprio ai piedi della ridotta, nascondendo l'oggetto misterioso. L'aria si era fatta umida, dalle spalle di Drogo il mantello pendeva floscio e pesante. Che lunga notte! Drogo aveva già perso la speranza che potesse mai terminare, quando il cielo cominciò a impallidire e folate gelide annunciarono che l'alba non era lontana. Fu allora che lo sorprese il sonno. In piedi, appoggiato al parapetto della terrazza, Drogo per due volte lasciò ciondolare il capo. Due volte lo raddrizzò di soprassalto. Infine la testa si abbandonò inerte e le palpebre cedettero al peso. Il nuovo giorno nasceva. Si ridestò perché qualcuno gli toccava un braccio. Riemerse adagio dai sogni, sbalordito dalla luce. Una voce, la voce di Tronk, gli diceva: Signor tenente, ha un cavallo. Ricordò allora la vita, la fortezza, la ridotta nuova, l'enigma della macchia nera. Guardò subito in basso, avido di sapere, e desiderava vilmente di non scorgere altro che pietre e cespugli, nient'altro che la pianura, così come era sempre stata, solitaria e vuota. La voce invece gli ripeteva: Signor tenente, è un cavallo. E lui, Drogo, lo vide, inverosimile cosa, fermo ai piedi della rupe. Era un cavallo, non grande, ma basso e grossetto, di curiosa bellezza per le gambe sottili e la criniera fluente. Strana era la sua forma, ma soprattutto meraviglioso il colore, un colore nero splendente che macchiava il paesaggio. Da dove era giunto? Di chi era? Nessuna creatura, da moltissimi anni, se non forse qualche corvo o biscia, si era avventurata in quei luoghi. Ora, invece, era apparso un cavallo e si capiva subito che non era selvatico, ma una bestia scelta, un vero cavallo da militari. Forse solo le gambe erano un po' troppo sottili. Era una cosa straordinaria, di significato inquietante. Drogo, Tronk, le sentinelle, eppure gli altri soldati attraverso le feritoie del piano di sotto, non riuscivano a staccarne gli occhi. Quel cavallo spezzava la regola, riportava le antiche leggende del nord, coi tartari e le battaglie, riempiva della sua logica, illogica presenza l'intero deserto. Da solo non significava granché, ma dietro al cavallo si capiva che dovevano arrivare altre cose. Esso aveva la sella in ordine, come se poco tempo prima fosse stato montato. C'era dunque una storia in sospeso. Ciò che fino a ieri era assurdo, ridicola superstizione, poteva dunque essere vero. Drogo aveva l'impressione di sentirli, i misteriosi nemici, i tartari, appiattati fra i cespugli, nelle spaccature delle rocce, immobili e muti, coi denti serrati, aspettavano il buio per attaccare. E altri intanto ne giungevano, un minaccioso formicolio che usciva lento dalle nebbie del nord. Essi non avevano musiche né canzoni. Non spade scintillanti, non belle bandiere. Le loro armi erano opache perché non scintillassero al sole, e i cavalli che non nitrire. Ma un cavallino, questo fu l'immediato pensiero alla ridotta nuova. Un cavallino era fuggito ai nemici e corso avanti a tradirli. Probabilmente essi non si erano accorti perché la bestia era fuggita dall'accampamento durante la notte. Il cavallo aveva così portato un messaggio prezioso. Ma di quanto tempo? Precedeva i nemici. Fino a sera Drogo non avrebbe potuto informare il comando della fortezza. E intanto i tartari potevano farsi sotto. Dare dunque l'allarme? Tronk diceva no.
In fondo si trattava di un semplice cavallo, diceva. Il fatto che era giunto ai piedi della ridotta poteva significare che si era trovato isolato. Forse il padrone era un cacciatore solitario spintosi imprudentemente nel deserto e morto, o ammalato. Il cavallo, rimasto solo, era andato a cercare la salvezza. Aveva sentito la presenza dell'uomo dalla parte della fortezza e adesso aspettava che gli portassero biada. Questo appunto faceva dubitare seriamente che un esercito stesse avvicinandosi. Che motivo poteva aver avuto la bestia per fuggire da un accampamento in una terra così inospitale? E poi, diceva Tronk, aveva sentito dire che i cavalli dei tartari erano quasi tutti bianchi. Anche in un vecchio dipinto appeso in una sala della fortezza si vedevano i tartari montati tutti su destrieri bianchi, e questo invece era nero come il carbone. Così Drogo, dopo molte titubanze, decide di aspettare la sera. Nel frattempo il cielo si era schiarito e il sole illuminava il paesaggio riscaldando il cuore dei soldati. Anche Giovanni si sentì rinfrancare dalla chiara luce. Le fantasie dei tartari persero consistenza. Tutto ritornava alle proporzioni normali. Il cavallo era un semplice cavallo e alla sua presenza si poteva trovare una quantità di spiegazioni senza ricorrere a incursioni nemiche. Allora, dimenticando le paure notturne, egli si sentì improvvisamente disposto a qualsiasi avventura e lo riempiva di gioia il presentimento che il suo destino era alle porte, una sorte felice che lo avrebbe messo al di sopra degli altri uomini. Si compiacque di provvedere personalmente alle più minute formalità del servizio di guardia, come per dimostrare a Tronk e ai soldati che la comparsa del cavallo, benché strana e preoccupante, non lo aveva affatto turbato, e trovava questo molto militare. I soldati, a dir la verità, non avevano alcun timore. Il cavallo lo avevano preso sul ridere. Sarebbe loro piaciuto moltissimo poterlo catturare e portarlo come trofeo alla fortezza. Uno di essi chiese anzi il permesso al sergente maggiore, che si limitò ad un'occhiata di rimprovero, come a dire che sulle cose di servizio non era lecito scherzare. Nel piano inferiore, invece, dove erano installati due cannoni, uno degli artiglieri si era agitato moltissimo alla vista del cavallo. Si chiamava Giuseppe Lazzari, un giovanotto da poco entrato in servizio. Diceva che quel cavallo era il suo, lo riconosceva perfettamente, non poteva sbagliarsi. Dovevano averlo lasciato fuggire mentre le bestie erano uscite dalla fortezza per la beverata. È Fiocco, il mio cavallo! Gridava, come se fosse veramente di sua proprietà e glielo avessero rubato. Tronk, sceso da basso, fece subito tacere le grida e dimostrò seccamente a Lazzari come fosse impossibile che il suo cavallo fosse fuggito. Per passare nella valle del nord, avrebbe dovuto attraversare le mura della fortezza o scavalcare le montagne. Il Lazzari rispose che c'era un passaggio, aveva sentito dire, un comodo passaggio attraverso le rupi, un'antica strada abbandonata che nessuno più ricordava. C'era difatti alla fortezza, fra le tante, questa curiosa leggenda, ma doveva essere una fandonia. Di quel segreto passaggio non si era mai trovata traccia. A destra e a sinistra della fortezza, per chilometri e chilometri, sorgevano selvagge montagne che non erano state mai valicate. Ma il soldato non si persuase e fremeva all'idea di doversene stare chiuso nella ridotta, senza potersi riprendere il cavallo. Mezz'ora di cammino sarebbe bastata fra andare e tornare. Intanto le ore si consumavano. Il sole continuava il suo viaggio verso l'occidente. Le sentinelle si davano il cambio al tempo giusto, ma il deserto risplendeva più solitario che mai. Il cavallino se ne stava al posto di prima, per lo più immobile, come se dormisse. O andava in giro cercando qualche filo d'erba. Gli sguardi di Drogo cercavano nella lontananza, ma non avvistavano nulla di nuovo. Sempre le stesse lastronate rocciose, i cespugli, le nebbie dell'estremo settentrione che mutavano lentamente colore man mano che la sera si avvicinava. Venne la Guardia Nova a dare il cambio. Drogo e i suoi soldati lasciarono la ridotta. Si avviarono di traverso i ghiaioni per ritornare alla fortezza, tra le ombre violette della sera. Giunti che furono alle mura, Drogo disse la parola d'ordine per sé e i suoi uomini. La porta venne aperta. La guardia smontante si schierò in una specie di cortiletto. E Tronk cominciò a fare l'appello. Intanto Drogo si allontanò per avvertire il comando del misterioso cavallo.
Come era prescritto, Drogo si presentò al capitano di ispezione. Poi insieme andarono a cercare il colonnello. Di solito, per le novità, bastava rivolgersi all'aiutante maggiore in prima, ma questa volta poteva essere una cosa grave e non bisognava perdere tempo. Intanto la voce era corsa fulmineante per tutta la fortezza. Qualcuno, negli estremi corpi di guardia, già parlottava di interi squadroni tartari accampati ai piedi delle rocce. Il colonnello, quando seppe, disse soltanto: «Bisognerebbe cercare di prenderlo, questo cavallo. Se ha la sella, si potrà forse capire da dove viene». Ma era ormai inutile, perché il soldato Giuseppe Lazzari, mentre la guardia smontante ritornava verso la fortezza, era riuscito a nascondersi dietro un pietrone, senza che nessuno se ne accorgesse. Era poi sceso da solo per i ghiaioni, aveva raggiunto il cavallino ed ora lo riconduceva alla fortezza. Constatò con stupore che non era il suo, ma non c'era ormai nient'altro da fare. Soltanto all'atto di entrare nella fortezza, qualche compagno si era accorto che lui era scomparso. Se Trunk fosse venuto a saperlo, il Lazzari sarebbe rimasto in prigione almeno un paio di mesi. Bisognava salvarlo. Perciò, quando il sergente maggiore fece l'appello e venne il nome di Lazzari, uno rispose per lui, presente. Qualche minuto più tardi, quando i soldati avevano già rotto le righe, ci si ricordò che Lazzari non sapeva la parola d'ordine. Non si trattava più della prigione, ma della vita. Guai se si fosse presentato alle mura, gli avrebbero sparato contro. Due o tre compagni si misero allora alla ricerca di Tronk perché trovasse un riparo. Troppo tardi. Tenendo per le briglie il cavallo nero, il Lazzari, era già vicino alle mura. E sul cammino di ronda c'era Tronk, richiamato lassù da un vago presentimento. Subito dopo aver fatto l'appello, un'inquietudine aveva colto il sergente maggiore. Lui non riusciva a stabilirne la causa, ma intuiva che qualche cosa non andava bene. Riesaminando i fatti della giornata, era arrivato fino al ritorno nella fortezza, senza trovare nulla di sospetto. Poi aveva come incontrato un intoppo. Sì, all'appello doveva esserci stata un'irregolarità, e al momento, come spesso avviene in questi casi, egli non l'aveva avvertita. Una sentinella faceva la guardia proprio sopra la porta d'ingresso. Nella penombra vide sulle ghiaie due figure nere che venivano davanti. Saranno state a 200 metri. Non ci badò, pensò di avere un'allucinazione. Molte volte, nei posti deserti, a stare lungo tempo in attesa, si finisce per scorgere, anche in pieno giorno, sagome umane sgusciare fuori da cespugli e le rocce. Si ha l'impressione che qualcuno ci stia spiando. Poi si va a vedere e non c'è nessuno. La sentinella, per distrarsi, si guardò intorno. Fece un cenno di saluto a un compagno, sentinella a una trentina di metri più a destra. Si aggiustò il pesante berretto che gli stringeva la fronte. Poi volse gli occhi a sinistra e vide il sergente maggiore Tronk, immobile, che lo fissava severamente. La sentinella si riscosse, guardò ancora dinanzi a sé e vide che le due ombre non erano un sogno. Si trovavano oramai vicine, saranno stati appena a 70 metri. Esattamente un soldato e un cavallo. Allora imbracciò il fucile, preparò il cane allo sparo. Si irrigidì nel gesto ripetuto centinaia di volte all'istruzione. Poi gridò: «Chi va là? Chi va là?» Il Lazzari era soldato da poco tempo. Non pensava neppure lontanamente che senza la parola d'ordine non sarebbe potuto entrare. Tutt'al più temeva una punizione per essersi allontanato senza permesso. Ma chissà, forse il colonnello l'avrebbe perdonato per via del cavallo recuperato. Era una bestia bellissima, un cavallo da generale. Non mancavano che una quarantina di metri. I ferri del quadrupede risuonavano sulle pietre. Era quasi notte completa. Si udì un lontano suono di tromba. «Chi va là? Chi va là?» ripeté la sentinella, ancora una volta, e poi avrebbe dovuto sparare. Un improvviso disagio aveva colto il Lazzari al primo richiamo della sentinella. Gli pareva così strano, ora che si trovava personalmente di mezzo, sentirsi interpellare in quel modo da un compagno. Ma si rasserenò al secondo chi va là, perché riconobbe la voce di un amico, proprio della stessa compagnia che loro chiamavano confidenzialmente Moret. «Sono io, Lazzari!» gridò. «Manda il capoposto ad aprirmi!»
Ho preso il cavallo e non farti accorgere, se no mi ficcano dentro. La sentinella non si mosse. Con il fucile imbracciato se ne stava ferma, cercando di ritardare al possibile il terzo chi va là. Forse il Lazzari si sarebbe accorto da solo del pericolo. Sarebbe tornato indietro. Avrebbe potuto magari aggregarsi il giorno dopo alla guardia della ridotta nuova. Ma a pochi metri c'era Tronk che lo fissava severamente. Tronk non diceva parola. Ora egli guardava la sentinella, ora il Lazzari, per colpa del quale probabilmente sarebbe stato punito. Che cosa volevano dire i suoi sguardi? Il soldato e il cavallo non distavano più di 30 metri. Aspettare ancora sarebbe stato imprudente. Quanto più vicino si faceva il Lazzari, tanto più facilmente sarebbe stato colpito. Chi va là? Chi va là? Gridò la terza volta la sentinella. E nella voce c'era sottinteso come un avvertimento privato e antiregolamentare. Voleva dire: torna indietro fino a che sei in tempo. Vuoi farti ammazzare? E finalmente il Lazzari capì. Si ricordò in un lampo le dure leggi della fortezza. Si sentì perduto. Ma invece di fuggire, chissà perché, lasciò le briglie del cavallo e si fece avanti da solo, invocando con voce acuta: sono io, Lazzari! Non mi vedi? Moretto! Oh Moretto, sono io! Ma che cosa fai con il fucile? Sei matto, Moretto? Ma la sentinella non era più Moretto. Era semplicemente un soldato con la faccia dura che adesso alzava lentamente il fucile mirando contro l'amico. Aveva appoggiato lo schioppo alla spalla e con la coda dell'occhio sbirciò il sergente maggiore, invocando silenziosamente un cenno di lasciar stare. Invece Tronk stava sempre immobile e lo fissava severamente. Il Lazzari, senza voltarsi, retrocedette di qualche passo incespicando sulle pietre. Sono io, Lazzari! Gridava. Non vedi che sono io? Non sparare, Moretto! Ma la sentinella non era più il Moretto con cui tutti i camerati scherzavano liberamente. Era soltanto una sentinella della fortezza, in uniforme di panno azzurro scuro, con la bandoliera di mascherizza. Assolutamente identica a tutte le altre nella notte, una sentinella qualsiasi, che aveva mirato ed ora prendeva il grilletto. Sentiva nelle orecchie un rombo e gli parve di udire la voce rauca di Tronk: mira giusto! Benché Tronk non avesse fiatato. Il fucile fece un piccolo lampo, una minuscola nuvoletta di fumo. Anche lo sparo al primo momento non sembrò granché, ma poi fu moltiplicato dagli echi, ripercosso di muraglia in muraglia, restò a lungo nell'aria, morendo in un lontano brontolio come di tuono. Ora che il dovere era fatto, la sentinella mise il fucile a terra, si sporse dal parapetto, guardò giù sperando di non aver colpito. E nel buio gli parve infatti che il Lazzari non fosse caduto. No. Il Lazzari era ancora in piedi e il cavallo gli si era fatto vicino. Poi, nel silenzio lasciato dallo sparo, si udì la sua voce, che con tono disperato: oh Moretto, mi hai ammazzato! Questo il Lazzari disse e si afflossò lentamente in avanti. Tronk, col volto impenetrabile, ancora non si era mosso. Mentre un rimescolio guerriero si propagava per i meandri della fortezza. Così cominciò quella notte memorabile, attraversata dai venti, fra dondolii di lanterne, insolite trombe, passi negli androni, nuvole che scendevano a precipizio dal nord. Si impigliavano alle cime rocciose, lasciandoci attaccati i brandelli. Ma non avevano tempo di fermarsi, qualcosa di molto importante richiamava. Era bastato uno sparo. Un modesto colpo di fucile e la fortezza si era svegliata. Per anni c'era stato silenzio e loro sempre tesi al nord per udire la voce della guardia sopraggiungente. Troppo lungo il silenzio. Adesso un fucile aveva sparato, con la sua carica di polvere prescritta e la pallottola di piombo di 32 grammi, e gli uomini si erano guardati a vicenda come se fosse stato quello il segnale. Certo. Anche questa sera nessuno, tranne qualche soldato, pronuncia il nome che è nel cuore di tutti. Gli ufficiali preferiscono tacerlo, perché proprio quella è la speranza.
Per i tartari hanno alzato le mura della fortezza, consumano laggiù larghe porzioni di vita. Per i tartari le sentinelle camminano giorno e notte come automi. E chi questa speranza alimenta ogni mattina di nuova fede? Chi la conserva nascosta nel fondo? Chi non sa neppure di possederla, credendo di averla, perduta? Ma nessuno ha il coraggio di parlarne. Sembrerebbe di malaugurio, soprattutto parrebbe di confessare i propri pensieri più cari, e i soldati di questo hanno vergogna. Per ora c'è soltanto un soldato morto e un cavallo di ignota provenienza. Nel corpo di guardia, alla porta che dà sul nord, dove è successa la disgrazia, c'è un gran fermento, e benché non sia regolamentare, si trova anche Tronk, il quale non ha requie pensando alla punizione che lo attende. La responsabilità cade su di lui. Lui doveva impedire a Lazzari di fuggire. Lui doveva accorgersi subito, al ritorno, che il soldato non aveva risposto all'appello. Ecco che adesso compare anche il maggiore Matti, ansioso di far sentire la propria autorità e competenza. Ha una strana faccia, che non si capisce. Può perfino dare l'impressione che sorrida. Evidentemente è informato alla perfezione di tutto, e al tenente Mentana, di servizio in quella ridotta, dà ordine di far ritirare il cadavere del soldato. Mentana è un ufficiale scialbo, il più anziano tenente della fortezza. Se non avesse un anello con un grosso diamante e non giocasse bene a scacchi, nessuno si accorgerebbe della sua esistenza. Grossissima è la pietra preziosa al suo anorale, e pochi sono quelli che riescono a batterlo sulla scacchiera. Ma di fronte al maggiore Matti, egli trema, letteralmente. E perde la testa in una cosa così semplice come quella di mandare un corvée per un morto. Per sua fortuna, il maggiore Matti ha scorto in piedi in un angolo il sergente maggiore Tronk e lo chiama. Tronk, visto che lei qui non ha da fare niente, prenda il comando della spedizione. Dice così con la massima naturalezza, come se Tronk fosse un sottufficiale qualsiasi, senza alcun rapporto personale con l'incidente. Perché Matti non è capace di fare un rimprovero diretto. Finisce per diventare bianco di rabbia e non trova le parole. Preferisce la ben più dura arma delle inchieste, con flemmatici interrogatori, documentazioni scritte, che riescono a ingrandire mostruosamente le più lievi mancanze e portano quasi sempre a punizioni di impegno. Tronk non batte ciglio. Risponde: Signor sì, e si affretta nel cortiletto, subito dietro il portone. Un piccolo gruppo, alla luce di lanterne, esce poco dopo dalla fortezza. Tronk in testa, poi quattro soldati con una barella, altri quattro soldati armati per precauzione. Per ultimo lo stesso maggiore Matti, avvolto in una stinta mantella che trascina la sciabola sui sassi. Essi trovano il Lazzari così come è morto, la faccia a terra e le braccia protese in avanti. Il fucile tenuto a tracolla si è impigliato, nella caduta, fra due sassi e sta dritto in su, col calcio in alto. Cosa strana a vedersi. Il soldato, cadendo, si è ferito a una mano e prima che il corpo si raffreddasse un po' di sangue, ha fatto in tempo a colare, formando ma una macchia sopra una pietra bianca. Il cavallo è scomparso. Tronk si china sul morto e fa per afferrarlo alle spalle, ma si ritira di scatto indietro come se si fosse accorto di andare contro le regole. Tiratelo su, ordina i soldati con voce bassa e cattiva. Ma prima, levategli il fucile. Un soldato si abbassa per slacciare la cinghia e depone sui sassi la lanterna, proprio vicino al morto. Lazzari non ha fatto in tempo a chiudere completamente le palpebre, e nello spiraglio degli occhi, sul bianco, la fiamma fa un lieve riflesso. Tronk, chiama allora il maggiore Matti, rimasto completamente nell'ombra. Comandi, signor maggiore, risponde Tronk mettendosi sull'attenti. Anche i soldati si fermano. Dov'è successo? Dov'è scappato? Domanda il maggior strascicando le parole come se parlasse per annoiata curiosità. È stato alla fonte? Dove ci sono quei pietroni? Signor sì, ai pietroni, risponde Tronk e non aggiunge parola. E nessuno l'ha visto quando è scappato? Nessuno, signor no, fa Tronk. Alla fonte, eh? E c'era buio? Signor sì, abbastanza buio. Tronk aspetta qualche istante sull'attenti, poi, siccome il Matti tace, fa segno ai soldati di continuare. Uno cerca di slacciare la cinghia del fucile,
ma il fermaglio è duro e si stenta. Tirando il soldato, sente il peso del corpo ucciso, un peso spropositato, piombo. Tolto il fucile, i due soldati rovesciano delicatamente il cadavere, voltandolo con la faccia in su. Ora si vede completamente il suo volto. La bocca è chiusa e inespressiva, solo gli occhi semiaperti e immobili, che resistono alla luce della lanterna, sanno di morte. In fronte? Domanda la voce di Matti, che si è subito accorto di una specie di piccola infossatura proprio sopra il naso. Comandi? Fa Trunk senza capire. Dico, è stato colpito in fronte? Fa Matti, seccato di dover ripetere. Trunk solleva la lanterna, illumina in pieno la faccia del Lazzari. Vede anche lui una piccola infossatura e istintivamente avvicina un dito come per toccare. Subito però lo ritrae, turbato. Credo di sì, signor Maggiore. Qui, proprio in mezzo alla fronte. Ma perché non viene a vederselo lui il morto se gli interessa tanto? Perché tutte quelle stupide domande? I soldati, accorgendosi dell'imbarazzo di Tronk, badano al loro lavoro. Due sollevano il cadavere per le spalle. Due per le gambe. La testa, lasciata a sé, penzola indietro orribilmente. La bocca, benché gelata dalla morte, torna quasi ad aprirsi. E chi è stato a sparare? Domanda ancora Matti, sempre immobile nel buio. Ma in quel momento Trunk non gli bada. Trunk sta solo attento al morto. Tenetegli sulla testa, comanda con ira fonda, come se il morto fosse lui. Poi si accorge che il Matti ha parlato. Scatta ancora sull'attenti. Perdoni, signor Maggiore, stavo. Ho detto, ripete il Maggiore Matti, e scandisce le parole, facendo capire che se non perde la pazienza è tutto merito di quel morto. Ho detto, chi è stato a sparare? Come si chiama, lo sapete? Chiede a bassa voce Tronca ai soldati. Martelli, dice uno. Giovanni Martelli. Telli, ripete fra sé e sé il Maggiore. Quel nome non gli torna nuovo, deve essere uno di quelli premiati alla gara di tiro. La scuola di tiro la dirige proprio il Matti e i migliori se li ricorda per nome. È forse quello che chiamano il Moretto? Signor sì, risponde Tronk immobile e sull'attenti. Credo che lo chiamino il Moretto. Sa, signor Maggiore, fra compagni, dice così quasi per scusarlo, quasi per dimostrare che il Martelli non ha nessuna responsabilità, che se lo chiamano il Moretto. Non è colpa sua e che non c'è proprio motivo di punirlo. Ma il maggiore non pensa affatto a punirlo, non gli passa nemmeno per il cervello. Ah, il Moretto! Esclama, senza nascondere una certa compiacenza. Il sergente maggiore lo fissa con occhi duri e capisce. Ma sì, pensa. Dagli un premio, carogna, perché ha ammazzato bene. Un magnifico centro, no? Un magnifico centro, sicuro. È proprio quello che il Matti sta meditando. E pensare che quando il Moretto ha sparato era già buio, in gamba, tutti i suoi tiratori. Tronk in questo momento lo odia. Ma sì, dillo forte che sei contento, pensa. Se Lazzari è morto, che te ne frega? Digli bravo il tuo Moretto, fagli un encomio solenne. Effettivamente così. Il maggiore, assolutamente tranquillo, se ne compiace ad alta voce. Eh sì. Non sbaglia il Moretto, esclama, come per dire, furbo il Lazzari. Credeva che il Moretto non mirasse giusto. Credeva di farla franca, il Lazzari. E così ha imparato che razza di tiratore era. E il Tronk? Anche lui magari sperava che il Moretto sbagliasse. Tutto si sarebbe allora aggiustato con qualche giorno di arresti. Ah, sì, ripete ancora il maggiore, dimenticando nel modo più assoluto che lì davanti c'è un morto. Un tiratore scelto, il Moretto. Finalmente però egli tace e il sergente maggiore può voltarsi a guardare come hanno disposto il cadavere sulla barella. È già disteso per bene, sulla faccia hanno gettato una coperta da campo. Di nudo si vedono solamente le mani, due grosse mani da contadino che sembrano ancora rosse di vita di sangue caldo. Tronk fa un cenno con la testa. I soldati sollevano la barella. Si può andare, signore? Domanda. E chi vorresti aspettare? Risponde duro il Matti adesso. Con sincero stupore. Egli ha sentito l'odio di Tronk e vuole ricambiarlo moltiplicato, con in più il suo disprezzo di superiore. Avanti, ordina Tronk. Avanti in marche, avrebbe dovuto dire. Ma egli sembra quasi una profanazione.
Solo adesso egli guardava le mura della fortezza, la sentinella sul ciglio vagamente illuminata dai riflessi delle lanterne. Dietro quei muri, in una camerata, c'è la branda di Lazzari, la sua cassettina con le cose portate da casa. Un'immagine santa, due pannocchie, un acciarino, dei fazzoletti colorati, quattro bottoni d'argento per il vestito da festa che erano stati del nonno e che alla fortezza non potevano servire mai. Il cuscino forse è ancora l'impronta della sua testa, esattamente come 2 giorni prima, quando egli si era svegliato. Poi c'è probabilmente anche una bozzettina di inchiostro, aggiunge mentalmente Tronk, meticoloso anche nei suoi tali pensieri. Una bozzettina di inchiostro e una penna. Tutto questo sarà messo in un pacco e spedito a casa sua, con una lettera del signor colonnello. Le altre cose, date dal governo, passeranno naturalmente ad un altro soldato, compresa la camicia di ricambio. La bella uniforme no, invece, e neppure il fucile. Il fucile e l'uniforme saranno sepolti con lui, perché questa è l'antica regola della fortezza. E al principio dell'alba videro, dalla ridotta nuova, sulla pianura settentrionale, una piccola striscia nera, un segno sottile che si muoveva e non poteva essere allucinazione. La vide per prima la sentinella Andronico, poi la sentinella Pietri, poi il sergente Batta, che da principio si era messa a ridere, poi anche il tenente Maderna, comandante della ridotta. Una piccola striscia nera avanzava dal nord attraverso la landa disabitata e parve assurdo prodigio, benché già delle not nella notte qualche presentimento fosse andato girando per la fortezza. Alle 6 circa la sentinella Andronico mandò per primo il grido di allarme. Qualcosa si avvicinava dal settentrione, come mai era successo a memoria di uomo. Aumentando la luce, sul fondo bianco del deserto, spiccò la nitida schiera umana che avanzava. Qualche minuto dopo, come faceva ogni mattina da immemorabile tempo, un giorno era stata pura speranza, poi sullo scrupolo e adesso quasi unicamente abitudine, il caposardo Prosdocimo salì a dare un'occhiata sul tetto della fortezza. Ai corpi di guardia lo lasciavano passare per tradizione. Lui si affacciava al cammino di ronda, chiacchierava un po' con il sergente di servizio, poi scendeva ancora nel suo sotterraneo. Quella mattina si affacciò dirigendo gli sguardi al triangolo visibile del deserto e credette di essere morto. Non pensò che potesse essere sogno. Nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso. Non ci si libera mai dalla vaga sensazione che è tutto falso, che un bel momento ci si dovrà svegliare. Nel sogno le cose non sono mai limpide e materiali, come quella desolata pianura su cui avanzavano schiere di uomini sconosciuti. Ma era cosa tanto strana, così identica a certi dei suoi vaneggiamenti di quando era giovane, che Prosdocimo non pensò neppure potesse essere vera e credette di essere morto. Credette di essere morto e che Dio gli avesse perdonato. Pensò di essere nel mondo dell'aldilà, apparentemente identico al nostro, solo che le belle cose si avverano secondo i giusti desideri, e dopo essere stati soddisfatti, non si rimane, si rimane con l'anima in pace, non come qua giù, dove c'è sempre qualche cosa che avvelena anche le giornate migliori. Credette di essere morto, Prosdocimo, e non si muoveva, supponendo che non gli toccasse più muoversi, come defunto, ma che un arcano intervento lo avrebbe riscosso. Invece fu un sergente maggiore che rispettosamente gli toccò un braccio. Maresciallo, gli disse, che cos'ha? Non si sente bene? Solo allora Prosdocimo cominciò a capire. Pressa poco come nei sogni, ma meglio, scendeva dal regno del nord gente misteriosa. Il tempo rapidamente passava, le palpebre non battevano nemmeno più, fissando l'insolita immagine. Il sole già risplendeva sul bordo rosso dell'orizzonte. A poco gli stranieri si facevano più vicini, pur con grandissima lentezza. Qualcuno diceva che ce n'erano a piedi e a cavallo, che avanzavano in fila indiana, che c'era una bandiera. Così diceva qualcuno e anche gli altri si illudevano di vedere. Tutti si mettevano in mente di scorgere fanti e cavalieri, il drappo di uno stendardo, la fila indiana, benché in realtà si distinguessero soltanto una sottile striscia nera che lentamente si muoveva. I tartari, osò dire la sentinella Andronico, come per Spavalda Celia, il suo volto essendosi fatto bianco come la morte. Dopo mezz'ora, il tenente Maderna alla ridotta nuova ordinò un colpo di cannone a salve. Colpo di avvertimento, come era prescritto nel caso che si vedessero avvicinare reparti stranieri armati. Da molti anni lassù non si era udito cannone.
Le mura ebbero un piccolo fremito. Lo sparo si allargò in un lento boato, funesto suono di rovina fra le rupi. E gli occhi del tenente Maderna si volsero al piatto profilo della fortezza, aspettandovi segni di agitazione. La cannonata invece non fece stupore, perché gli stranieri avanzavano proprio su quel triangolo di pianura visibile dal fronte centrale e tutti erano già informati. Persino nel cunicolo più periferico, dove la bastionata a sinistra terminava contro le rocce. Perfino al piantone che faceva la guardia del magazzino sotterraneo delle lanterne e degli attrezzi murari, a lui che non poteva vedere niente, chiuso nella fosca cantina, era giunta notizia. E fremeva che il tempo corresse, che il suo turno terminasse, per andare anche lui sul cammino di ronda a dare un'occhiata. Tutto continuava come prima. Le sentinelle rimanevano al loro posto, camminando su e giù nello spazio prescritto. Gli scrivani copiavano i rapporti facendo scricchiolare le penne, intingendole nel calamaio con il ritmo consueto, ma dal nord stavano arrivando uomini sconosciuti che era lecito presumere nemici. Nelle scuderie gli uomini strigliavano le bestie, il camino delle cucine fumava flemmaticamente, tre soldati spazzavano il cortile, ma già incombeva un sentimento acuto e solenne, un'immensa sospensione di animi. Come se l'ora grande fosse giunta e nulla più la potesse fermare. Ufficiali e soldati respirarono a fondo l'aria del mattino per sentire dentro di sé la giovane vita. Gli artiglieri si misero a preparare i cannoni, scherzando fra loro ci lavoravano attorno come a bestie da tenere buone, e li guardavano con una certa apprensione. Forse, dopo tanto tempo, i pezzi non erano più capaci di sparare. Forse in passato la pulizia non era stata fatta con abbastanza cura, bisognava in un certo senso rimediare, perché fra poco tutto si sarebbe deciso. E mai i portaordini erano corsi su per le scale tanto veloci, mai uniformi così in ordine, baionette così lucenti, mai scuri di tromba così militari. Non si era dunque aspettati invano, gli anni non erano stati sprecati. La vecchia fortezza, dopo tutto, sarebbe servita a qualche cosa. Si aspettava adesso una speciale voce di tromba. Il segnale di grande allarme che i soldati non avevano mai avuto il bene di udire. Nelle loro esercitazioni, fatte fuori dalla fortezza, in un valoncello riposto, perché il suono non raggiungesse il forte e non succedessero malintesi, i trombettieri, durante i placidi pomeriggi di estate, avevano provato il famoso segnale, più che altro per un eccesso di zelo. Nessuno pensava, certo, che sarebbe potuto servire. Ora si pentivano di non averlo studiato abbastanza. Era un lunghissimo arpeggio e saliva a un estremo acuto. Qualche stonatura sarebbe probabilmente venuta fuori. Solamente il comandante della fortezza poteva ordinare il segnale e tutti pensavano a lui. I soldati già lo attendevano che venisse a ispezionare le mura da un capo all'altro. Già lo vedevano avanzare con un fiero sorriso, fissando bene tutti negli occhi. Doveva essere per lui una buona giornata. Non aveva egli speso la vita aspettando questa occasione? Il signor colonnello Fillmore stava invece nel suo ufficio e dalla finestra guardava verso nord il piccolo triangolo di deserta pianura che le rupi non nascondevano. Vedeva una striscia di puntini neri che si muovevano come formiche, proprio in direzione di lui, della fortezza, e sembravano veramente soldati. Ogni tanto qualche ufficiale entrava, o il tenente colonnello Nicolosi, o il capitano di ispezione, o ufficiale di servizio. Con vari pretesti entravano, nell'impaziente attesa dei suoi ordini, annunziandogli novità insignificanti, che dalla città era giunto un nuovo carriaggio di viveri, che si cominciavano quella mattina i lavori di riparazione al forno, che scadeva l'epoca del congedo per una decina di soldati, che sulla terrazza del forte centrale era stato preparato il conocchiale, se mai il signor colonnello avesse voluto approfittarne. Davano queste notizie, salutavano battendo i tacchi, e non capivano perché il colonnello se ne restasse là muto, senza dare i comandi che tutti aspettavano per sicuri. Non aveva ancora fatto rinforzare le guardie, né raddoppiare le scorte individuali di munizioni, né deciso il segnale di grande allarme. Quasi per misteriosa tonia, egli osservava freddamente la venuta degli stranieri, né triste né lieto, come se tutto quello non lo riguardasse. Per di più, era una splendida giornata di ottobre, il sole limpido, l'aria leggera, il tempo più desiderabile per una battaglia. Il vento agitava la bandiera alzata sul tetto del forte. La terra gialla del cortile risplendeva e i soldati passandovi vi lasciavano nitide ombre. Una bella mattina, signor colonnello.
ma il comandante faceva chiaramente capire che preferiva rimanere solo e quando non c'era più nessuno nell'ufficio andava dallo scrittoio alla finestra, dalla finestra allo scrittoio, senza saper decidersi. Si aggiustava senza motivo i baffi grigi, mandava lunghi sospiri, come proprio dei vecchi, esclusivamente fisici. Oramai la striscia nera degli stranieri più non si scorgeva sul piccolo triangolo di pianura visibile dalla finestra, segno che essi si erano fatti sotto, sempre più vicini al confine. In 3-4 ore forse sarebbero stati ai piedi delle montagne. Ma il signor colonnello continuava a pulire con il fazzoletto senza motivo le lenti dei suoi occhiali. Sfogliava i rapporti accumulati sul tavolo, l'ordine del giorno da firmare, una richiesta di licenza, il modulo giornaliero dell'ufficiale medico, un buono scarico della selleria. Che cosa aspetti, signor colonnello? Il sole è già alto. Perfino il maggiore Matti, entrato poco fa, non nascondeva una certa apprensione. Perfino me che non crede mai in niente. Fatti almeno vedere dalle sentinelle, un piccolo giro sulle mura. Gli stranieri, ha detto il capitano Forze che è andato a ispezionare la ridotta nuova, si distinguono oramai uno per uno e risultano armati, portano sulle spalle fucili, non c'è tempo da perdere. Fillmore vuole invece aspettare. Saranno soldati quegli stranieri, lui non nega. Ma quanti sono? Uno ha detto 200, un altro 250. Gli hanno fatto inoltre presente che se quella è l'avanguardia, il grosso sarà almeno di 2000 uomini. Ma il grosso non si è ancora visto, potrebbe darsi che non esista nemmeno. E il grosso dell'esercito non si è ancora visto, signor colonnello, solo a causa delle nebbie del nord. Questa mattina esse sono molto avanzate, la tramontana l'ha spinta in giù così che coprono una vasta zona della pianura. Quei 200 uomini non avrebbero senso se dietro a loro non scendesse una forza armata. Prima di mezzogiorno sicuramente compariranno anche gli altri. Ah, c'è anzi una sentinella che dice di aver visto poco fa muoversi qualche cosa ai limiti delle nebbie. Ma il comandante va su e giù dalla finestra allo scrittoio e viceversa. Sfoglia svogliatamente i rapporti. Perché gli stranieri dovrebbero assaltare la fortezza, pensa. Magari sono normali manovre per sperimentare la difficoltà del deserto. Il tempo dei tartari è passato. Essi non sono più che una leggenda remota. E chi altri avrebbe interesse a forzare il confine? C'è in tutta questa faccenda qualcosa che non persuade. Non saranno i tartari, no, signor colonnello, ma soldati certamente sono. Da parecchi anni ci sono con il regno del nord profondi rancori. Non è un mistero per nessuno, più di una volta si è parlato di guerra. Soldati certamente sono. Ce n'è a cavallo e a piedi. Probabilmente arriveranno presto anche le artiglierie. Prima di sera, senza esagerazioni, farebbero benissimo in tempo ad attaccare e le mura delle fortezze sono vecchie, vecchi sono i fucili, vecchi i cannoni, tutto assolutamente arretrato. Fuori che il cuore dei soldati. Non fidarti troppo, signor colonnello. Fidarsi? Oh, lui vorrebbe bene non potersi fidare, per questo ha speso la vita. Pochi anni gli rimangono ancora, e se questa non è la volta buona, tutto è probabilmente esaurito. Non è la paura che lo attarda, non è il pensiero di poter morire, non gli passa neppure per la mente. Il fatto è che, verso la fine della vita, Fillmore vedeva improvvisamente arrivare la fortuna con la corazza d'argento e la spada tinta di sangue. Lui, che non ci pensava ormai quasi più, la vedeva stranamente approssimarsi con volto amico. E Fillmore, ecco la verità, non osava muoversi verso di lei e rispondere al suo sorriso. Troppe volte si era ingannato, adesso basta. Gli altri, gli ufficiali della fortezza, le erano subito corsi incontro facendole festa. A differenza di lui, si erano fatti avanti fiduciosi e pregustavano, quasi altra volta l'avessero provato, l'acre potente odore della battaglia. Al contrario, il colonnello aspettava. Fino a che la bella parvenza non l'avesse toccato con mano, lui non si sarebbe mosso, come per superstizione. Forse bastava un niente, un semplice cenno di saluto, un'ammissione di desiderio, benché l'immagine si dissolvesse nel nulla. Perché l'immagine si dissolvesse nel nulla. Perciò egli si limitava a scuotere il capo, facendo segno di no, che la fortuna si doveva sbagliare. E incredulo si guardava attorno, dietro di sé, dove era presumibile ci fossero altre persone, quelle che la fortuna veramente cercava. Invece non si scorgeva nessun altro, non poteva esserci errore di persona. Egli doveva convenire che proprio a lui era destinata l'invidiabile sorte. C'era stato un momento, alle prime luci dell'alba, quando sul biancore del deserto gli era apparsa la misteriosa striscia nera, un momento in cui il suo cuore aveva ansimato di gioia.
Poi l'immagine corazzata d'argento e con la spada insanguinata si era andata facendo un poco più vaga e camminava sì ancora verso di lui, ma in realtà non riusciva più ad avvicinarsi, ad accorciare la breve eppure infinita distanza. La ragione è che Fillmore ha aspettato già troppo e a una certa età sperare costa grande fatica e non si ritrova più la fede di quando si aveva 20 anni. Troppo tempo egli ha aspettato invano. I suoi occhi hanno letto troppi ordini del giorno. Per troppe mattine i suoi occhi hanno visto quella maledetta pianura sempre deserta. E adesso che sono apparsi di stranieri, ha la netta impressione che debba esserci uno sbaglio. Troppo bello, altrimenti. Ci deve essere proprio un madornale sbaglio. Intanto la pendola di fronte allo scrittoio continuava a macinare la vita. E le magre dita del colonnello, asciugate dagli anni, si ostinavano a ripulire con l'aiuto del fazzoletto i vetri degli occhiali, sebbene non ce ne fosse bisogno. Le lancette della pendola si approssimavano alle ore 10:30 e allora nella sala entrò il maggiore Matti per ricordare al comandante che c'era il rapporto ufficiali. Fillmore se ne era dimenticato e ne fu sgradevolmente sorpreso. Gli sarebbe toccato parlare degli stranieri apparsi nella pianura. Non avrebbe più potuto rinviare la decisione. Avrebbe dovuto definirli ufficialmente nemici oppure scherzarci sopra. Oppure tenere una via di mezzo, ordinare misure di sicurezza e nello stesso tempo mostrarsi scettico, come se non ci fosse da montarsi la testa. Ma una decisione bisognava pur prenderla, e ciò gli dispiaceva. Egli avrebbe preferito continuare l'attesa, rimanere assolutamente immobile, quasi a provocare il destino affinché si scatenasse davvero. Il maggiore Matti gli disse, con uno dei suoi ambigui sorrisi: "Pare che ci siamo stavolta." Il colonnello Fillmore non rispose. Il maggiore disse: "Se ne vedono arrivare degli altri adesso. Tre file sono, si possono vedere anche di qua?" Il colonnello lo guardò negli occhi e arrivò, per un attimo, quasi a volergli bene. "Ne arrivano ancora?" lei dice. "Anche di qua si possono vedere, signor colonnello, sono parecchi oramai." Andarono alla finestra e sul triangolo visibile della pianura settentrionale scorsero nuove piccole strisce nere in movimento. Non più una come all'alba, ma tre, affiancate, e non se ne distingueva la fine. La guerra, pensò il colonnello, e invano cercava di scacciarne il pensiero, come se fosse desiderio proibito. Alle parole del Matti la speranza si era svegliata e ora lo riempiva di orgasmo. Turbinandogli così la mente, il colonnello si trovò a un tratto nella sala delle riunioni, dinanzi a tutti gli ufficiali schierati, eccetto quelli in servizio di guardia. Sopra la macchia azzurra delle divise splendevano di pallore facce singolari, che egli stentava a riconoscere. Giovani o avvizzite, esse gli dicevano tutte la stessa cosa. Con gli occhi accesi di febbre, chiedevano avidamente a lui il formale annuncio che erano giunti i nemici. Diritti sull'attenti, tutti lo fissavano con la pretesa di non essere defraudati. Nel grande silenzio della sala si udiva soltanto il respiro fondo degli ufficiali, e il colonnello capì che doveva parlare. Fu in quegli attimi che si sentì invadere da un sentimento nuovo e sfrenato. Con meraviglia, senza scorgerne le ragioni, Fillmore ebbe l'improvvisa certezza che gli stranieri erano veramente nemici, determinati a forzare il confine. Non capiva proprio come fosse successo, lui che fino a un momento prima aveva saputo vincere la tentazione di credere. Si sentiva come trascinar via dalla comune tensione degli animi. Capiva che avrebbe parlato senza riserve. "Signori ufficiali," avrebbe detto, "ecco giunta finalmente l'ora che aspettiamo da molti anni." Questo avrebbe detto, o qualche cosa di simile, e gli ufficiali avrebbero ascoltato con gratitudine le sue parole, autorevole promessa di gloria. In questo senso egli stava ormai per parlare, ma ancora, dai recessi del suo animo, si ostinava una voce contraria. "È impossibile, colonnello," diceva questa voce. "Sta attento fino a che sei in tempo. C'è uno sbaglio. Troppo bello altrimenti. Sta attento perché c'è sotto un madornale sbaglio." Nella commozione che lo stava invadendo, affiorava ogni tanto questa voce nemica. Ma era tardi. L'indugio cominciava a farsi imbarazzante. E il colonnello fece un passo avanti. Alzò la testa, come era sua abitudine quando cominciava a parlare, e gli ufficiali videro che il suo volto si faceva improvvisamente rosso. Sì, il signor colonnello arrossiva come un bambino, perché stava per confessare il geloso segreto della propria vita. Era delicatamente arrossito come un bambino, e le labbra stavano per emettere il primo suono,
quando la voce ostile si ridestò dal fondo dell'animo e Fillmore ebbe un tremito di sospensione. Gli parve allora di udire un passo precipitoso che saliva le scale, che si approssimava alla sala dove si erano riuniti. Nessuno degli ufficiali, tutti tesi al loro comandante, se ne accorse, ma le orecchie di Fillmore in tanti anni si erano addestrate a distinguere le minime voci della fortezza. Il passo si avvicinava, non c'era dubbio, con inconsueta precipitazione. Aveva un suono estraneo e squalido, un suono da ispezione amministrativa. Veniva direttamente, si sarebbe detto, dal mondo della pianura. Il rumore giungeva ora distinto anche agli altri ufficiali e li ferì volgarmente nell'animo, senza che si potesse dire perché. Si aprì alla fine la porta e compare uno sconosciuto, ufficiale dei dragoni, che ansimava dalla fatica, coperto di polvere. Si piantò sugli attenti. Tenente Fernandez, disse, del settimo dragoni, porto questo messaggio dalla città, da parte di Sua Eccellenza il Capo di Stato Maggiore. Reggendo elegantemente il suo lungo berretto con il braccio sinistro piegato ad arco, si avvicinò al colonnello e gli consegnò una busta sigillata. Il Fillmore gli strinse la mano. Grazie, tenente, disse. Deve aver fatto una bella corsa, mi pare. Il collega Santi adesso l'accompagnerà a rinfrescarsi un poco. Senza far trasparire neppur l'ombra dell'inquietudine, il colonnello fece un segno al tenente Santi, il primo che gli era capitato sott'occhio, invitandolo a fargli onore di casa. I due ufficiali uscirono e la porta fu chiusa. Permettete, non è vero? Chiese con un sorriso sottile Fillmore, facendo vedere la busta, ad indicare che preferiva leggerla addirittura. Le sue mani staccarono delicatamente i sigilli, strapparono un lembo, tolsero un doppio foglio, coperto tutto di scrittura. Gli ufficiali lo fissavano mentre leggeva, cercando di vedere riflesso nel suo volto qualche cosa. Invece niente. Come se avesse scorso un giornale dopo cena, seduto al camino in una letargica sera d'inverno. Solo il rossore era scomparso dalla faccia asciutta del comandante. Come aveva finito di leggere, e il colonnello piegò il doppio foglio, lo introdusse nuovamente nella busta, si mise la busta in tasca e alzò la testa, facendo segno che stava per parlare. Si sentiva nell'aria che qualche cosa era successo, che l'incanto di poco prima era stato spezzato. Signori ufficiali, disse, e la voce faceva grande fatica. C'è stata stamane fra i soldati, se non mi sbaglio, una certa eccitazione, e anche fra voi, se non mi sbaglio, a motivo di reparti avvisati nella cosiddetta pianura dei Tartari. Le sue parole si aprivano con stento una via in profondo silenzio. Una mosca volava su e giù per la sala. Si tratta, continuò, si tratta di reparti dello Stato del Nord incaricati di stabilire la linea di confine, come venne fatto da noi molti anni addietro. Essi perciò non verranno dalla parte della fortezza, probabilmente si distenderanno in gruppi scaglionandosi per le montagne. Così mi comunica ufficialmente in questa lettera Sua Eccellenza il Capo di Stato Maggiore. Il Fillmore, parlando, mandava lunghi sospiri. Non moti di impazienza o dolore, ma sospiri esclusivamente fisici, come proprio dei vecchi. E simile a quella dei vecchi, pareva essersi fatta d'improvviso la sua voce, per certe flaccidità cavernose, e ugualmente i suoi sguardi, divenuti giallastri e opachi. Se l'era sentita fin da principio il colonnello Fillmore, non potevano essere nemici, lo sapeva bene. Lui non era nato per la gloria, tante volte si era stupidamente illuso. Perché? Si domandava con rabbia. Perché si era lasciato ingannare? Se l'era sentita fin da principio che doveva finire così. Come loro sanno, continuò con accento troppo apatico per non riuscire estremamente amaro, i cippi di confine e gli altri segni di demarcazione sono stati da noi già fissati anni addietro. Resta però, come mi informa Sua Eccellenza, un tratto non ancora definito. Manderò a completare il lavoro un certo numero di uomini al comando di un capitano e di un subalterno. È una zona montagnosa, con due o tre catene parallele. Ah, è superfluo aggiungere che sarebbe bene portarsi più avanti che sarà possibile, assicurarsi il ciglione settentrionale. Non perché strategicamente sia essenziale, se ben loro mi capiscono, perché lassù una guerra non potrà mai avere sviluppi né offrire possibilità di manovra. Si interruppe un momento perdendosi in qualche pensiero. Possibilità di manovra, dunque, dove ero rimasto? Diceva che bisogna portarsi avanti il più possibile, suggerì il maggiore Matti con compunzione sospetta. Ah, già, dicevo, che bisognerebbe portarsi avanti il più possibile. Purtroppo la cosa non è facile, noi ci troviamo oramai in ritardo su quelle del nord.
Comunque, beh, se ne parlerà più tardi, concluse rivolgendosi al tenente colonnello Nicolosi. Tacque e sembrava faticato. Egli aveva visto sulle facce degli ufficiali scendere, mentre lui parlava, un velo di delusione. Li aveva visti, da guerrieri ansiosi di lotta, ridiventare in colori ufficiali di guarnigione. Ma erano giovani, pensava, loro facevano ancora in tempo. Bene, proseguì il colonnello. Mi duole adesso dover fare un rimarco che riguarda parecchi di loro. Ho notato più di una volta che al cambio della guardia alcuni plotoni si presentano nel cortile non accompagnati dai rispettivi ufficiali. Questi ufficiali evidentemente si ritengono autorizzati a giungere più tardi. La mosca volava su e giù per la sala. La bandiera sul tetto del forte si era afflosciata. E il colonnello parlava di disciplina e di regolamenti. Nella pianura del nord avanzavano schiere di armati. Non più nemici avidi di battaglia, ma soldati, innocui come loro, non lanciati a sterminio, bensì a una specie di operazione catastale. I loro fucili erano scarichi, le daghe senza filo. Giù per la pianura del nord dilaga quell'inoffensiva parvenza di armata e nella fortezza tutto ristagna di nuovo nel ritmo dei soliti giorni. La spedizione per delimitare il confine nel tratto di frontiera rimasto scoperto partì il giorno dopo all'alba. La comandava il gigantesco capitano Monti, accompagnato dal tenente Angustina e da un sergente maggiore. A ciascuno dei tre erano state affidate la parola d'ordine di quel giorno e dei quattro successivi. Era ben improbabile che tutti e tre potessero perire. Ad ogni modo, il più anziano dei soldati superstiti avrebbe avuto facoltà di aprire la giubba dei superiori morti o svenuti, di frugare in un taschino interno e di trarne la busta sigillata contenente la parola segreta per rientrare nella fortezza. Una quarantina di uomini armati uscirono dalle mura della fortezza verso il nord, mentre stava nascendo il sole. Il capitano Monti aveva scarpe grosse con chiodi, simili a quelle dei soldati. Soltanto Angustina portava stivali e il capitano li aveva guardati con esagerata curiosità prima di partire, senza però dire niente. Scesero un centinaio di metri per i ghiaioni, poi piegarono a destra, orizzontalmente, verso l'imboccatura di una stretta valle rocciosa che si addentrava nel cuore della montagna. Camminavano da mezz'ora quando il capitano disse: «Con quei cosi lì», accennava agli stivali di Angustina, «farà fatica». Angustina non disse niente. «Non vorrei che si dovesse fermare», ripeté dopo un po' col capitano. «Le faranno male, vedrà». Angustina rispose: «Adesso è troppo tardi, signor capitano. Avrebbe potuto dirmelo prima, se è come dice». «Tanto», ribatte Monti, «sarebbe stato lo stesso». «La conosco, Angustina. Le avrebbe messi lo stesso». Monti non lo poteva soffrire. «Con tutte le aree che ti dai», pensava, «ti farò vedere io fra poco». E forzava al massimo l'andatura, anche su pendii più erti, sapendo che Angustina non era robusto. Si erano intanto accostati alla base delle pareti. Il ghiaione si era fatto più minuto e i piedi vi affondavano faticosamente. Il capitano disse: «Di solito viene giù un vento d'inferno da questa gola, ma oggi si sta bene». Il tenente Angustina tacque. «Fortuna anche che non c'è il sole», riprese il Monti. «Sì, va proprio bene oggi». «Ma lei è già stato qui?» chiese Angustina. Monti rispose: «Una volta si doveva cercare un soldato fuggito». Si interruppe, perché dall'alto di un grigio muraglione, incombente sopra di loro, era giunto un suono di frana. Si udivano i tonfi dei macigni che esplodevano contro le rupi e rimbalzavano con selvaggio impeto giù per l'abisso trafumato di polvere. Un rombo di tuono si ripercuoteva di parete in parete. Nel cuore dei dirupi la misteriosa frana continuò per qualche minuto, ma si esaurì nei fondi canali prima di giungere in basso. Alle ghiaie dove salivano i soldati non arrivarono che due o tre sassetti. Tutti erano taciuti. In quegli scrosci di frana si era sentita una presenza nemica. Monti guardò Angustina con vaga aria di sfida. Sperava che avesse paura, invece niente. Il tenente però appariva esageratamente accaldato per la breve marcia. La sua elegante divisa si era come scomposta. «Con tutte le aree che ti dai, maledetto snob», pensava Monti, «ti voglio vedere fra poco». Riprese subito la marcia, forzando ancor più l'andatura,
e gettava indietro ogni tanto brevi occhiate a esaminare Angustina. Sì, come lui aveva sperato e previsto, si vedeva che gli stivali cominciavano a tormentargli i piedi. Non che Angustina rallentasse il passo o atteggiasse la faccia a dolore. Lo si capiva dal ritmo della marcia, dall'espressione di severo impegno segnata sulla sua fronte. Disse il capitano: «Sento che oggi andrei avanti anche per 6 ore. Se non ci fossero i soldati, va proprio bene oggi», insisteva con ingenua malizia. «Come va, tenente?» «Scusi, capitano», fece Angustina. «Che cosa ha detto?» «Ah, niente», e sorrideva cattivo. Domandavo come andava. «Ah, sì, grazie», disse Angustina evasivamente. E dopo una pausa, per nascondere l'ansito della salita, «Peccato che cosa?» chiese Monti, sperando che l'altro si confessasse stanco. «Peccato che non si possa venire più spesso quassù. Sono posti bellissimi», e sorrideva a questo tono di distacco. Monti accelerò ancora più l'andatura, ma Angustina gli teneva dietro. La sua faccia adesso era pallida per lo sforzo. Rivoli di sudore scendevano dal bordo del berretto. Anche la stoffa della giacca sulla schiena si era fatta fradicia, ma lui non diceva parola né perdeva distanza. Ormai erano entrati fra le rupi. Orrende pareti grigie si levavano a picco tutt'attorno. La valle pareva che dovesse salire ad altezze inconcepibili. Cessavano gli aspetti della solita vita per lasciar posto all'immobile desolazione della montagna. Affascinato, Angustino ogni tanto alzava gli occhi alle creste pencolanti sopra di loro. «Faremo una sosta più avanti», disse Monti, che lo teneva sempre d'occhio. «Ancora il posto non si vede, ma sinceramente non è mica stanco, no? Alle volte siamo indisposti, è meglio a dirlo, anche se si rischia di far tardi». «Andiamo, andiamo», fu la risposta di Angustina, quasi fosse lui il superiore. «Sa, dicevo così perché a tutti può capitare di essere maldisposti, solo per questo, dicevo». Angustina era pallido, rivoli di sudore fluivano dal bordo del berretto, la giacca era completamente intrisa, ma serrava i denti e non cedeva, sarebbe morto piuttosto. Cercando che il capitano non lo vedesse, egli lanciava realmente occhiate verso la sommità del vallone a cercare il termine della fatica. Intanto il sole si era levato e illuminava le cime più alte, senza però il fresco splendore delle buone mattine di autunno. Un velo di caligine si distendeva lentamente nel cielo, subdolo e uniforme. Ora, in realtà, gli stivali cominciavano a fare un male di inferno. Il cuoio mordeva al collo del piede. A giudicare dalla sofferenza, la pelle doveva già essersi rotta. Ad un tratto i ghiaioni cessarono e la valle sboccò in un breve pianoro con stentate erbette a piedi di un circo di pareti. Da una parte e dall'altra si innalzavano, in un intrico di torri e di spalcature, muragli di cui era difficile stimare l'altezza. Benché a malincuore, il capitano Monti ordinò una fermata e diede tempo ai soldati per mangiare. Angustina si sedette sopra un sassone con compostezza, sebbene tremasse al vento che gli gelava il sudore. Lui e il capitano divisero un po' di pane, una fetta di carne, del formaggio e una bottiglia di vino. Angustina aveva freddo. Guardava il capitano e i soldati, se mai qualcuno sciogliesse il rotolo della mantella per poterlo imitare, ma i soldati sembravano insensibili alla fatica e scherzavano fra loro. Il capitano mangiava con avida compiacenza, guardando fra boccone e boccone una dirupata montagna sopra di loro. «Adesso», disse, «adesso io ho capito per dove si può salire», e faceva cenno alla parete incombente che finiva sulla cresta contesa. «Bisogna andare su detti di qua, abbastanza in piedi, no? Che cosa ne dice, tenente?» Angustina guardò la parete. Per raggiungere la cresta di confine bisognava proprio andare su di là, a meno che non si fosse voluto contornarla da qualche valico. Ci sarebbe però voluto molto più tempo e occorreva invece affrettarsi. Quelli del nord erano favoriti perché si erano mossi per primi e dalla loro parte la strada era molto più facile. Bisognava attaccare la parete proprio di fronte. «Su di qua?» domandò Angustina, osservando i precipitosi dirupi, e notò che un centinaio di metri più a sinistra la strada sarebbe stata molto più semplice. «Dritti su di qua, certo», ripeté il capitano. «Che cosa ne dice?» Angustina disse: «Tutto sta da arrivare prima di loro». Il capitano lo guardò con manifesta antipatia. «Bene», disse. «Adesso facciamo una partitina». Trasse di tasca un mazzo di carte, distese sopra un sassone squadrato la sua mantella,
Invitò Angustina a giocare e poi disse: Quelle nubi. Lei le guarda in un certo modo, ma non abbia paura. Non sono nubi da cattivo tempo, quelle. E rise. Chissà perché. Come se avesse fatto uno spiritoso scherzo. Cominciarono così a giocare. Angustina si sentiva ghiacciata dal vento. Mentre il capitano si era seduto fra due pietroni che facevano andare riparo, lui prendeva l'aria in pieno nelle spalle. Questa volta mi ammalo, pensava. Ah, questa è troppo grossa per lei! Gridò. Letteralmente urlò il capitano Monti, senza preavviso. Per Dio, lasciarmi così un asso! Ma lei, caro tenente, dove ha la testa? Continua a guardare in su e non bada neanche alle carte. No, no, rispose Angustina. Mi sono sbagliato. E cercò di ridere, senza riuscirci. Dica la verità, fece il Monti con trionfale soddisfazione. Dica la verità. Quei cosi lì le fa male. L'avrei giurato fin dalla partenza. Quali cosi lì? I suoi bei stivali. Non sono per queste marce, caro tenente. Dica la verità. Le fanno male. Mi danno noia, ammise Angustina con un tono di disprezzo per dire che lo disturbava al parlarne. Mi hanno dato noia, effettivamente. Ah ah! Rise contento il capitano. Lo sapevo io. E guai a mettergli gli stivali su per i ghiaioni. Guardi che ho messo giù il radispade, avvertì gelido Angustina. Non ha da rispondermi? Sì, mi sbagliavo, fece il capitano sempre lietissimo. Gli stivali. Gli stivali del tenente Angustina in verità non tenevano bene sulle rocce della parete. Sprovvisti di chiodi, essi tendevano a scivolare, mentre gli scarponi del capitano Monti e dei soldati addentavano solidamente gli appigli. Non per questo Angustina rimaneva indietro. Con moltiplicato impegno, benché fosse già stanco e il sudore gelato addosso gli desse pena, riusciva a seguire da presso il capitano su per la rotta muraglia. La montagna si rivelava meno difficile e ripida di quanto non apparisse a guardarla dal basso. Era tutta solcata da cunicoli, da spaccature, da cornici ghiaiose e le singole rocce scabre per innumerevoli appigli, ai quali ci si attaccava agevolmente. Non agile di natura, il capitano si arrampicava di forza, a successivi balzi. Ogni tanto guardando giù nella speranza che Angustina fosse scoppiato. Invece Angustina teneva duro. Cercava con la massima prestezza gli appoggi più larghi e sicuri e si meravigliava quasi di potersi innalzare così lestamente pur sentendosi sfinito. Man mano che l'abisso aumentava sotto di loro, sembrava sempre più allontanarsi la cresta finale, difesa da un giallo muraglione a piombo. E sempre più velocemente si avvicinava la sera. Benché uno spesso soffitto di nubi grigie impedisse di valutare la residua altezza del sole. Cominciava pure a fare freddo. Un vento cattivo saliva dal vallone e lo si sentiva ansimare entro le crepe della montagna. Signor capitano! Si udì a un certo punto gridare dal basso il sergente che chiudeva la marcia. Il Monti si fermò. Si fermò Angustina, poi tutti i soldati fino all'ultimo. Che cosa c'è adesso? Domandò al capitano, come se altri motivi di preoccupazione già lo disturbassero. Sono già sulla cresta, quelli del nord! Gridò il sergente. Sei matto? Dove li vedi? Ribatté il Monti. A sinistra, su quella selletta, subito a sinistra quella specie di naso. C'erano infatti. Tre minuscole figure nere spiccavano contro il cielo grigio e stavano visibilmente muovendosi. Era evidente che avevano già occupato il tratto inferiore della cresta e con ogni probabilità sarebbero arrivati in cima prima di loro. Per Dio! Fece il capitano con un'occhiata rabbiosa verso il basso, quasi che del ritardo fossero responsabili i soldati. Poi ad Angustina. Almeno alla cima bisogna che lo occupiamo noi. Poche storie, se no siamo freschi col colonnello. Bisognerebbe che quelli si fermassero un poco, fece Angustina. Dalle selette alla cima più di un'ora non ci impiegano. Se non si fermano un poco, noi arriviamo dopo per forza. Il capitano allora disse: Forse è meglio vado avanti io con quattro soldati, in pochi si fa più presto. Lei venga dietro con calma, oppure aspetti qui se si sente stanco. Ecco dove voleva arrivare quella carogna, pensò Angustina. Voleva lasciarli indietro per fare bella figura soltanto lui. Signor sì, come comanda, rispose, ma preferisco venire su anch'io, a rimanere fermi si gela. Il capitano, con quattro dei soldati più svelti, ripartì dunque come pattuglia di punta. Angustina prese il comando dei rimanenti e inutilmente sperò di poter tenere dietro ancora a Monti. I suoi erano troppi, le
La fila, forzando l'andatura, si allungava smisuratamente, tanto che gli uomini si perdevano completamente di vista. Angustina vide così la piccola pattuglia del capitano sparire in alto, dietro grigie mensole di roccia. Per un pezzo sentì le piccole frane di ghiaia da essi prodotte nei canali, poi neppure quelle. Anche le loro voci finirono per dissolversi nella lontananza. Ma intanto il cielo si faceva cupo. Le rupi attorno, le pallide pareti dall'altra parte del vallone, il fondo del precipizio avevano una tinta livida. Piccoli corvi volavano lungo gli aerei spigoli emettendo strida. Parevano chiamarsi l'un l'altro per i pericoli imminenti. Signor tenente, disse Angustina ad un soldato che lo seguiva, fra poco viene la pioggia. Angustina si fermò a guardarlo per un istante e non disse una parola. Gli stivali adesso non lo tormentavano più, ma cominciava una stanchezza profonda. Ogni metro di salita gli costava un estremo sforzo. Per fortuna le rocce di quel tratto erano meno ripide e ancor più rotte delle precedenti. Chissà fin dove era arrivato il capitano, pensava Angustina. Forse già in cima, forse aveva già piantato la bandierina e messo il segno di confine, forse era già sulla via del ritorno. Guardò in su e si accorse che la vetta non era più molto lontana. Solo non capiva per dove si sarebbe potuto passare, tanto era erta e liscia la bastinata che la sosteneva. Finalmente, sbucato su di una larga cendra ghiaiosa, Agustina si trovò a pochi metri dal capitano Monti. Salito sulle spalle di un soldato, l'ufficiale tentava di inerpicarsi su per una breve parete a picco, non più alta certo di una dozzina di metri, ma in apparenza inaccessibile. Era evidente che il Monti già da parecchi minuti si ostinava nei tentativi, senza riuscire a trovare una via. Annaspò 3, 4 volte cercando un appiglio. Parve trovare, lo si udì bestemmiare, lo si vide calare nuovamente sulle spalle del soldato, il quale vibrava tutto per lo sforzo. Finalmente rinunciò e con un salto fu sulle ghiaie della cengia. Il Monti, che ansimava per la fatica, guardò con aria ostile Angustina. Poteva aspettare giù, tenente, disse. Di qui certo tutti non si passa, sarà tanto se potrò andare su io con un paio di soldati. Era meglio se lei aspettava giù, adesso vi è notte e discendere diventa un affare serio. Me l'ha detto lei, signor capitano, rispose Angustina senza la minima partecipazione. Mi aveva detto di fare come preferivo, o aspettare o venire su dietro di lei. Bene, fece il capitano, adesso bisogna trovare una strada. Non ci sono che questi pochi metri per arrivare alla cima. Come? È subito là dietro la cima? Chiese il tenente con un'indefinibile ironia che il Monti non sospettò nemmeno. Non sono neanche 12 metri, imprecava il capitano. Per Dio, voglio vedere se non passo, a costo di. Fu interrotto da un grido arrogante che veniva dall'alto. Sul ciglio superiore della breve parte si affacciarono due teste umane sorridenti. Buonasera, signori, gridò uno, forse un ufficiale. Guardate che di qui non passate, bisogna venire su dalla cresta. Le due facce si ritrarono e si udirono soltanto confuse voci di uomini confabulanti. Il Monti era livido per la rabbia. Non c'era dunque più niente da fare. Quelli del nord avevano ormai occupato anche la cima. Il capitano sedette sopra un macigno della cengia, senza badare ai suoi soldati che continuavano ad arrivare dal basso. Proprio in quel momento cominciò a nevicare. Una neve fitta e pesante, come di pieno inverno. In pochi istanti, quasi incredibile, le ghiaie della cengia divennero bianche e la luce venne improvvisamente a mancare. Era piombata la notte, a cui nessuno fino allora aveva seriamente pensato. I soldati, senza dimostrare il minimo allarme, sciolsero ciascuno il rotolo delle mantella e si coprirono. Che cosa fate, per Dio? Scattò il capitano. Rifate su le mantelle subito! Non vi salterà mica in mente di passare qui la notte. Bisogna scendere adesso. Angustina disse: Se mi permettete, signor capitano, fino a che quelli sono in cima. Che cosa vorrebbe dire lei? Chiese il capitano con ira. Che non si può tornare indietro, mi pare, fino a che quelli del nord sono sulla cima. Loro sono arrivati prima e noi non abbiamo più niente da fare qui, ma ci faremmo una bella figura. Il capitano non rispose. Camminò su e giù qualche istante per la larga cengia. Poi disse, ma adesso anche loro se ne andranno ben via. Sulla cima con questo tempo è ancora peggio di qua.
Signori, chiamò una voce dall'alto, mentre spuntavano sul ciglio della paretina 4 o 5 teste. Senza complimenti, prendete queste corde, venite su di qua, col buio non ce la fate a scendere per la parete. Contemporaneamente, due funi vennero gettate dall'alto, affinché quelli della fortezza se ne servissero per salire la breve muraglia. Grazie, rispose il capitano Monti con aria beffarda. Grazie per il pensiero, ma ci pensiamo noi ai casi nostri. Come credete? Gridarono ancora dalla cima. Comunque ve li lasciamo qua, se mai vi facessero comodo. Seguì un lungo silenzio. Non si udiva che il fruscio della neve, qualche colpo di tosse dei soldati. La visibilità era quasi completamente scomparsa. Appena appena si riusciva a distinguere il ciglio della paretina incombente, dal quale ora si irradiava il rosso riflesso di una lanterna. Anche vari soldati della fortezza, rimessisi le mantelle, avevano acceso dei lumi. Uno fu portato al capitano, se alle volte gli potesse servire. Signor capitano, disse Angustina con voce stanca, che cosa c'è adesso? Signor capitano, che cosa ne direbbe di una partitina? Al diavolo la partitina, rispose il Monti, che capiva benissimo come per quella notte non si potesse più scendere. Senza dir motto, Angustina trasse dalla busta del capitano, affidato a un soldato, il mazzo delle carte. Stese su un sasso un lembo della propria mantella, ci mise di fianco la lanterna, cominciò a mescolare. Signor capitano, ripeté, mi dia ascolto anche se non ne ha voglia. Il Monti capì allora che cosa intendesse dire il tenente. Di fronte a quelli del nord, che probabilmente stavano beffeggiandoli, non rimaneva altro da fare. E mentre i soldati si rincantucciavano alla base della parete, sfruttando ogni rientranza o si mettevano a mangiare fra scherzi e risa, i due ufficiali, sotto la neve, cominciarono una partita a carte. Sopra di loro le rocce a picco, sotto il precipizio nero. Cappotto, cappotto! Si udì gridare dall'alto, in tono scherzoso. Né Monti né Langustina sollevarono il capo, continuando a giocare. Il capitano però lo faceva di malavoglia, sbattendo le carte sulla mantella con rabbia. Invano, Angustina tentava di scherzare. Magnifico, due assi in fila! Ma questo lo prendo io. Dica la verità che quel bastone se l'era dimenticato. E rideva anche, di quando in quando, un riso apparentemente sincero. Dall'alto si udì una ripresa di voci, poi rumori di sassi smossi. Probabilmente stavano per andarsene. Buona fortuna! Gridò ancora verso di loro la voce di prima. Buona partita e non dimenticate le due corde. Né il capitano né Angustina risposero. Essi continuarono a giocare senza neanche un cenno di risposta, ostentando grande concentrazione. Il riflesso della lanterna disparve dalla cima. Evidentemente quelli del nord stavano andandosene. Le carte sotto la neve fitta si erano fatte fradicie e non si riusciva a mescolarle che a stento. Basta adesso, fece il capitano, gettando sul mantello le proprie. Basta con questa commedia. Si ritrasse sotto le rocce, si avvolse con cura nella mantella. Tony, chiamò, portami la busta e trovami un po' d'acqua da bere. Ci vedono ancora, disse Angustina, ci vedono ancora dalla cresta. Ma siccome capiva che il Monti ne aveva abbastanza, continuò da solo, simulando che la partita continuasse. Fra clamorose esclamazioni inerenti al gioco, il tenente reggeva nella mano sinistra le proprie carte, con la destra le gettava sul lembo della mantella, facendo finta di raccogliere le prese. Attraverso la fitta neve, gli stranieri non potevano certo dalla cresta notare che l'ufficiale giocava da solo. Un'orribile sensazione di gelo gli era intanto penetrata nelle viscere. Egli sentiva che probabilmente non sarebbe stato più capace di muoversi, neppure di distendersi. Mai chi si ricordasse si era sentito così male. Sulla cresta ancora si scorgeva il dondolante riflesso dell'altra lanterna che si allontanava. Lo potevano ancora vedere. E alla finestra del meraviglioso palazzo ecco un'esile figura. Lui, Angustina, bambino, di un impressionante pallore, con un elegante vestito di velluto e un collo di pizzo bianco. Con gesto stanco aprì la finestra, chinandosi verso i fluttuanti spiriti appesi al davanzale, come se fosse con loro in dimestichezza e volesse dire una cosa. Cappotto, cappotto! Egli tentava ancora di gridare per farsi sentire dagli stranieri,
ma gli usciva una povera voce rauca e sfinita. Per Dio, è la seconda volta, signor capitano! Chiuso entrò al suo tabarro, masticando lentamente qualche cosa, il Monti ora fissava attentamente Angustina, con ira sempre minore. Basta, venga al riparo, tenente, oramai quelli del nord se ne sono andati. Lei è molto più bravo di me, signor capitano, insisteva Angustina nella finzione, mancandogli sempre più la voce. Ma stasera non è proprio in vena. Perché continua a guardare su? Perché guarda alla cima? È forse un poco nervoso? Allora, sotto il formicolare della neve, le ultime fradicie carte sfuggirono dalla mano del tenente Angustina. La mano stessa ricadde priva di vita, rimase inerte lungo il mantello alla luce tremula della lanterna. La schiena appoggiata a un sasso, il tenente si abbandonò con moto a lento all'indietro. Una sonnolenza strana lo stava invadendo. E verso il palazzo nella notte di luna avanzava per l'aria un piccolo corteo di alti spiriti che trascinavano una portantina. Tenente, venga qua a mangiare un boccone. Con questo freddo bisogna mangiare. Si faccia forza, anche se non ne ha voglia. Così gridava il capitano. Un'ombra di apprensione vibrava nella sua voce. Venga qua sotto, che la neve sta per finire. Era infatti così. Quasi di colpo le bianche falde si erano fatte meno fitte e pesanti, l'atmosfera più limpida. Si potevano già scorgere, ai riflessi delle lanterne, rocce distanti anche parecchie decine di metri. E improvvisamente, attraverso uno squarcio della bufera, a una lontananza incalcolabile, comparvero i lumi della fortezza. Parevano infiniti, come di un castello incantato, immerso nel tripudio di carnevali antichi. Angustina li vide e un sottile sorriso si formò lentamente sulle labbra intorpidite dal gelo. Tenente, chiamò ancora il capitano, che cominciava a capire. Tenente, butti via quelle carte, venga qua sotto, che si è riparati dal vento. Ma Angustina guardava i lumi e in verità non sapeva più esattamente di che cosa fossero. Se della fortezza o della città lontana, oppure del proprio castello, dove nessuno stava aspettandolo di ritorno. Forse dagli spalti del forte, una sentinella in quel momento aveva voltato casualmente gli sguardi verso le montagne, riconosciuto i lumi sull'altissima cresta. A così grande distanza la paretina maligna era meno che nulla, non faceva proprio alcuna differenza. E forse era proprio Drogo a comandare la guardia. Drogo, che probabilmente, se avesse desiderato, sarebbe potuto pure partire col capitano Monti e Angustina. Ma a Drogo era parsa una cosa stupida. Sfumata la minaccia dei tartari, quel servizio gli era sembrato nient'altro che una seccatura, in cui non c'era da meritare nulla. Adesso, però, anche Drogo vedeva il tremolio delle lanterne in cima e cominciava a rimpiangere di non essere andato. Non soltanto in guerra, dunque, si poteva trovare qualcosa di degno. Ed ora avrebbe voluto anche lui essere lassù, nel cuore della notte e della tempesta. Troppo tardi. L'occasione gli era passata vicina e lui l'aveva lasciata andare. Ben riposato e asciutto, chiuso nel suo caldo mantello, Giovanni Drogo forse guardava invidiosamente i lontani lumi, mentre Angustina, tutto incrostato di neve, adoperava con difficoltà la residua forza per lisciarsi i baffi bagnati e drappeggiare minuziosamente il mantello. Non allo scopo di stirarselo addosso a stare più caldo, ma peraltro al cano di segno. Dal riparo, il capitano Monti lo fissava stupefatto. Si domandava che cosa Angustina stesse facendo, dove mai gli fosse capitato di vedere un'altra figura molto simile, senza però riuscire a ricordarla. C'era, in una sala della fortezza, un vecchio quadro rappresentante la fine del principe Sebastiano. Mortalmente ferito, il principe Sebastiano giaceva nel cuore della foresta, appoggiando la schiena a un tronco, la testa un po' abbandonata da una parte, il mantello ricadente con armoniose pieghe. Nulla c'era nell'immagine della sgradevole crudeltà fisica della morte. E guardandolo, non ci si stupiva che il pittore gli avesse consegnato tutta la nobiltà ed estrema eleganza. Ora Angustina, non che egli ci pensasse, andava somigliando al principe Sebastiano, ferito nel cuore della foresta. Angustina non aveva come lui la lucente corazza, né ai suoi piedi giaceva l'elmo sanguinolento, né la spada spezzata. Non appoggiava la schiena a un tronco, bensì a un duro macigno. Non l'ultimo raggio del sole lo illuminava in fronte, ma soltanto una fioca lanterna.
Eppure gli assomigliava moltissimo, identica alla posizione delle membra, identico al trapezio della mantella, identica con l'espressione di stanchezza definitiva. Allora, al paragone di Angustina, pur essendo ben più vigorosi e spavaldi, il capitano, il sergente e tutti gli altri soldati sembrarono l'un l'altro rozzi bifolchi. E nell'animo del Monti, per quanto fosse quasi inverosimile, nacque un invidioso stupore. Cessata la neve, il vento mandava lamenti fra le rupi, molinava un polverio di ghiaccioli, faceva oscillare le fiammelle fra i vetri delle lanterne. Angustina pareva non lo sentisse, se ne stava immobile, appoggiata al pietrone, gli occhi fissi ai lumi lontani della fortezza. Tenente, provò ancora il capitano Monti. Tenente, si decida, venga qua sotto. Se rimane lì non può resistere, finirà congelato. Venga qua sotto, che Tony ha costruito una specie di muretto. Grazie, capitano, disse con fatica Angustina, e riuscendogli troppo difficile parlare, alzò lievemente una mano, facendo segno come a dire che non importava, che erano tutte sciocchezze senza il minimo peso. Alla fine, il capo degli spiriti gli rivolse un gesto imperioso e Angustina, con la sua aria annoiata, scavalcò il davanzale e si sedette graziosamente nella portantina. La fatata carrozza mosse dolcemente per partire. Per qualche minuto non si udì che il grido rauco del vento. Anche i soldati, riuniti a mucchi sotto le rocce per stare più caldi, avevano perso la voglia di scherzare e lottavano in silenzio col freddo. Come il vento ebbe una pausa, Angustina rialzò di qualche centimetro il capo, mosse adagio la bocca per parlare. Gli uscirono soltanto queste due parole. Bisognerebbe domani e dopo più nulla. Due parole soltanto. E così fioche che neppure il capitano Monti si accorse che lui aveva parlato. Due parole e la testa di Angustina si ripiegò in avanti, abbandonata a se stessa. Una delle sue mani giacque bianca e rigida entro la piega del mantello. La bocca riuscì a chiudersi, di nuovo sulle labbra andò formandosi un sottile sorriso. Traendolo via alla portantina, egli staccò gli sguardi dall'amico e volse il capo dinanzi, in direzione del corteo, con una specie di curiosità divertita e diffidente. Così si allontanò nella notte, con nobiltà quasi inumana. Il magico corteo andò serpeggiando lentamente nel cielo, sempre più in alto. Divenne una confusa scia, poi un minimo ciuffetto di nebbia, poi nulla. Che cosa voleva dire, Angustina? Che cosa domani? Il capitano Monti, uscito finalmente dal suo riparo, scuote con forza le spalle del tenente per fargli riprendere vita, ma non riesce che a scomporre le nobili pieghe del militaresco sudario, ed è un peccato. Nessuno dei soldati si è ancora accorto di quanto è successo. Imprecando il Monti, gli risponde solo dal precipizio nero la voce del vento. Che cosa volevi dire, Angustina? Te ne sei andato senza terminare la frase. Forse era una cosa stupida e qualunque.